Ok, perfetto, ci siamo, siamo online. Allora, innanzitutto sì, stavamo dicendo bella batosta che è arrivata ieri con questo nuovo DPCM e tu mi dicevi che in realtà ti stai allenando in un gym. Assolutamente, ormai dall'inizio del primo lockdown ho preso l'abitudine, mi sono allestito come ho potuto e quindi allenamenti col freddo e il gelo, ma si spinge assolutamente. Ma quella è l'importante. Anche perché devi sapere che io inizio a fare sto sport in home gym, quindi è stato un Sì? ritorno alle origini. Eh sì, Come è iniziato? Beh, ecco. io ero ex obeso, ho Ok. iniziato un processo di dimagrimento. E poi di nascosto, mi ricordo nella vecchia home gym di mio zio, ho iniziato a fare questo sport. Quindi è stato veramente un ritorno alle origini, con la differenza che adesso un minimo so allenarmi, quindi è cambiato un po' tutto. Guarda, sì, ho iniziato anch'io in home gym per il discorso che facevamo prima offline dell'essere sociali. Della serie, Assolutamente. no, con tutta quella gente, no, che tocca, devo alterare i miei macchinari, no, voglio avere le mie Sì. cosette, posso esprimere tutti i miei disturbi ossessivo-compulsivi mettendo tutto in ordine. E soprattutto, sai, non trascurare cose molto trascurate come lo stretching o altro per mancanza di tempo. Anche Esatto. perché con un certo tema io mi alleno molto tardi, 10, 10 e mezza di sera, Ah, quindi mazza. preferisco, sai, liberare la testa dal lavoro, non devo aver pensieri, quindi come ultima cosa io mi alleno. Quindi scendo giù in Vedi? grotta, mi chiudo dentro e spingo. Io, allora, ho iniziato a allenarmi la mattina super presto, quindi esattamente il contrario di te. Cioè, prima di ogni cosa mi alleno. Cellulare neanche l'accendo, modalità aereo dalla notte. Mi alleno e poi si ingrana con tutto. Poi pian piano ho sempre posticipato. Adesso mi sto trovando bene proprio a metà giornata, cioè all'ora di pranzo. Proprio a mezzogiorno sono in palestra fino alle 3-4, quindi lavoro tanto la mattina insomma, al computer e tutto, spezzo e poi lavoro e ho visto che è più produttivo generalmente. Mi trovo. Io guarda, al mattino ci ho provato, mi trovo molto bene ovviamente col cardio, spesso in preparazione. Però allenarmi ho bisogno di almeno due pasti alle spalle. Questo l'ho visto proprio negli anni. Ma soprattutto sai cosa? Io ho visto questa cosa qui. Riesco a allenarmi la sera anche tardissimo. L'importante è bere e non saltare i pasti. Almeno questo è quello che ho visto io. Soprattutto se ti prepari per una gara. Quindi se Certo. riesco a bere costantemente, a mangiare tranquillamente, non è un lavoro ovviamente da operaio. Quindi tra personal e posing coach, riesco, anche a Certo. mezzanotte tranquillamente riesco a allenarmi. Ho bisogno solo di staccare un'oretta dall'ultimo cliente, doccia calda, azzerare, preparare il diario di allenamento e andare in palestra. Mi basta poco da quel punto di vista. Senti, ascolta, tu adesso come stai? Vabbè, io poi non ho fatto presentazioni e tutto perché tanto ti conoscono mai bene o male tutti, sei un po' un orgoglio italiano. Infatti, la cosa che dicevo con Giorgia prima è che adesso c'è stato questo weekend che ha gareggiato Ale, no? E mi faceva ridere con Giorgia come quando i ragazzi mi dicono vado a fare posing, ho trovato un posing coach, ho trovato questo e quest'altro, è un conto. Quando mi dicono ho lezione di posing e basta, io dico ok, vanno da Giuseppe. Sì, è matematico, no? Lezione di posing di default vanno a Giuseppe. Poi se serve specificano, quindi sei un po' l'orgoglio italiano da questo punto di vista. Per cui. Grazie mille, è veramente un onore. No, vabbè, direi che cioè, è scontato, non è una leccata di culo, sai che non ce n'è bisogno, però è abbastanza, No, cioè, è pacifica come cosa, ok? me, grazie mille. Ma sai cosa? Guarda, la cosa che ho visto negli ultimi anni ormai, cioè veramente il posing è molto snobbata come cosa. Ma io guarda, la metto sullo stesso piano della preparazione, cioè così come non si improvvisa assolutamente una preparazione, non si può improvvisare il posing. E infatti proprio delle gare in cui andremo a parlare, vedendo questa settimana, ho passato una settimana a rivedere video e dirette e ho notato che il posing, brutto da dire, ma è stato l'elemento chiave in entrambe le gare, quindi sia Alicante che Chicago, perché vedevo questi fisici mostruosi commettere degli errori assurdi. Dico, ma perché, cioè, a livello professionistico sono delle cose intollerabili. E questo mi fa capire anche come anche a livello internazionale il posing sia mal interpretato ancora. Paradossalmente, negli anni siamo andati avanti con le preparazioni, ma indietro dal punto di vista di presentazione e tutto. Quindi il posing io lo vedo più come un percorso, si migliora anno dopo anno. Così come i ragazzi non possono pretendere da un coach una pro card alla prima gara o un piazzamento alla prima gara, perché il coach deve imparare comunque a conoscere gli atleti, il posing coach non può garantire un posing da campione
a gente mal predisposta, perché così come c'è gente con una cattiva genetica per le preparazioni, c'è gente con una pessima predisposizione al posing. Solo che spesso anche molti coach non capiscono questa cosa. Si aspettano che dopo una lezione, sai, l'ultima settimana, andate, posate un pochino, ma non è assolutamente così. E questa è una cosa che è un errore che fanno molti professionisti. Io credo, correggimi se sbaglio, che sia molto più brutto vedere un bell'atleta presentarsi male sul palco, anche da un punto di vista di confidenza che ha con il palco, quindi come governa il palco e come si approccia con i giudici, sai, quelli che vorrei essere dappertutto tranne che qui, li vedi. Piuttosto che un atleta Certo. un po' meno condizionato, un po' meno preparato, quello che vuoi, che però sa stare sul palco. Cioè tu vai là che devi Assolutamente. convincere gli altri, devi convincere i giudici. Assolutamente. Sì, ma poi sai, quando si ha un ottimo fisico, quindi parliamo di atleti top, è veramente facile, secondo me, stare sul palco. Loro forse non si rendono conto delle volte di avere un grandissimo dono, una gran fortuna di avere un grandissimo fisico. E delle volte vedi questi giganti posare in un modo della serie, cosa stai facendo? Cioè, sembrano degli scriccioli spauriti di 129 kg ed è un peccato vederli. Poi vedi, può darsi il piccolino che invece si muove bene e dici, cavoli, fate cambio di testa perché c'è qualcosa che non va. È veramente un peccato. Senti, Poi allora sai, non so te, Ludo, non so te, scusami se ti ho vai, vai. interrotto. Io una cosa che odio è il talento sprecato, è una cosa che a me mi urta perché io non ne ho mai avuto a livello fisico e quindi, sai, forse mi rivedo nei ragazzi che aiuto nel posing e quindi vedere del talento sprecato, soprattutto nei professionisti, mi urta, ma mi urta pesantemente. Assolutamente. Quindi questa è una cosa assurda. No, concordo su tutti i punti di vista, però sai come si dice, chi c'ha il pane non c'ha i denti. E È questa verissimo. la vedo tanto, eh. Atleti che geneticamente hanno un bagaglio che dici sei assurdo, ma non hanno, Credo. a partire magari non hanno la testa per affrontare una Sì. preparazione, magari non hanno Certo. costanza, esiste solo per loro quelle 12 settimane prima della preparazione, ci vanno che per una dote genetica riescono a portare il risultato, poi dopo accannano tutto, poi se ne riparla alla prossima preparazione. Certo. Ma poi sai, per fortuna, negli ultimi anni comunque il bodybuilding a livello anche di sia di performance, ma io poi li definisco livelli di genetiche. Cioè, ci sono delle genetiche talmente straordinarie che anche una genetica buona non basta. Cioè, oggigiorno o hai la testa o di genetiche ne abbiamo milioni. Cioè, anche all'Olimpia, basta avere all'Olimpia, abbiamo proprio i top 5, abbiamo delle genetiche superiori. Poi altri sono buone genetiche, ma cioè, comunque sono molto forti tutti. Quindi lì è proprio anche la testa che fa la differenza. Ma questo Assolutamente. come testa per dieta, allenamento, posing, è tutto. Senti, ascolta, prima di arrivare al clou, quindi ai nostri cavalli tra Alicante e Chicago, la cosa che ti voglio chiedere è un po' un insight. Secondo te, come un atleta dovrebbe approcciarsi al posing quando decide di gareggiare? Quindi partiamo, sono un ragazzo, decido di iniziare un percorso, cioè decido che io gareggerò. Quindi ancora fisicità immatura, mettiamo un ragazzo che sta alle prime gare e tutto il resto. Posing Certo. da curare sin dall'inizio, oppure lo inserisci dopo, oppure insomma, dici come dovrebbe Allora, comportarsi. guarda, secondo me è basilare che innanzitutto il coach in primis sappia indirizzare il ragazzo subito, da subito, verso una categoria di gara ben specifica. Anche perché questo serve già a indirizzare una preparazione, perché ogni preparazione poi ha delle metodologie di lavoro diverse. E sarebbe comunque interessante una buona collaborazione proprio tra coach e posing coach per capire anche quel ragazzo lì in quali pose, di quali categorie sta bene, perché non è un criterio solo fisico, anche la scelta della categoria, ma anche il discorso che alla fine sono, come la vedo io, le pose a scegliere il tuo destino. Cioè, se te da main physique sei ridicolo anche in pose statiche, non lo potrai mai fare semplicemente. Quindi bisognerebbe parlarsi e comunque indirizzare già il ragazzo. Quindi secondo me già delle consulenze iniziali, dei contatti tra coach e posing coach, cosa che iniziano a fare già da quest'anno, mi mandano delle foto dei primi check così della serie. Giuse, te secondo te come lo vedi? Anche perché poi sappiamo benissimo che non basta scegliere la categoria, ma anche la federazione è giusta. Perché la stessa categoria ha dei criteri diversi in ogni federazione. E quindi io, guarda, secondo me è fondamentale nel moderno bodybuilding scegliere non solo da subito la categoria,
ma la federazione, perché in base a quello il destino del ragazzo è indirizzato in una via ben precisa. Quindi, innanzitutto, la comunicazione tra coach e posing coach o anche giudici, perché sai, molti coach delle volte, vuoi per chiusura mentale o per stupidità o non si sa cosa, si rifiutano di chiedere dei feedback, ma anche i giudici. E dato che saranno loro a giudicare i ragazzi, appunto il segreto secondo me è proprio la comunicazione tra i vari professionisti di questo settore per il bene dei ragazzi. E in base a quello poi si indirizza una preparazione. Quindi assolutamente sì, si comincia secondo me da subito. Io infatti di solito consiglio a molti coach una lezione di impostazione tecnica con me per comprendere insieme il destino del ragazzo, in cui proviamo il vario posing di varie categorie. E in base a quello possiamo già indirizzare il lavoro. Quello si lavora molto meglio, così, secondo me. È una cosa molto intelligente. Senti, ma io allora sui miei ragazzi una cosa che ho notato è che spesso è un discorso che io faccio sempre, nel senso che al ragazzo quando si decide di fare il percorso agonistico gli dico fai una prima lezione di posing. Io tra l'altro giù a Roma per comodità c'ho Alessandro Barone che è tuo allievo, quindi Sì, saluto. direttamente. Vale, grandissimo. Esatto, quindi diciamo che c'avevo questa, questa possibilità e io facciamo proprio un incontro di tutto il team agonistico, io, Ale, tutti diciamo, i preparatori, e li vediamo e già riusciamo a capire bene o male, perché un atleta che non mi apre il dorso, un atleta che non è elegante, che non ha dimestichezza, cioè sono tutte cose logicamente che il posing coach ti indirizza, però un altro elemento è anche che cosa esce sugli atleti che magari non hanno fatto mai gare, che cosa esce nel primo cut. Perché Certo. distretti un po' più ostici, gambe che si svuotano, sono tutti elementi forse che indirizzano, no? Quindi. Sono fondamentali, certo. Ora, io una cosa che ho visto, un elemento che può aiutare molto è la capacità del ragazzo di allenarsi. Cioè, io guarda, negli anni ho visto che, allora, il muscolo bastardo del bodybuilding per me è il trapezio. Nel senso, secondo me, la capacità di avere un trapezio più o meno dominante, una clavicola più o meno sciolta, determina il futuro del ragazzo. Perché, esempio, se hai già un trapezio bloccato dominante, sarà difficilmente classico oppure main physique. È più facile che sia indirizzato nel bodybuilding e poi sia indirizzato anche nell'allenamento. Però ecco, il trapezio sembra una cavolata, ma è un criterio dominante per quanto mi riguarda nel posing. Dopo che hai Ma detto questa cosa, scusa, già ci rivedo tutti i ragazzi che vogliono fare bodybuilding a fare miliardi di shrug in più e chi invece sì, no, vuole fare my physique e togliere tutti gli ma shrug è una possibili. cosa incredibile. Ma poi sai, ma neanche proprio le scrollate. Proprio lì, secondo me, guarda, chi ha trapezio dominante, secondo me, si sa allenare fino a un certo punto. Perché delle volte il sovrasviluppo del trapezio dipende molto da sbagliare molti esercizi, tipo alzate Assolutamente. laterali, dorsali. E lì si vede, secondo me, chi sa allenarsi e chi meno, secondo me. Poi vabbè che negli ultimi anni il bodybuilding è diventato molto power building, quindi soprattutto nel natural, quindi sai, molto stacco, panca squat, e che per quanto mi riguarda, opinione mia personale, non sono molto d'accordo, cioè vanno dosate un po' le cose, non è solo Certo. quello, perché sono esercizi che indirizzano verso una struttura non propriamente ideale per il bodybuilding, secondo Certo. me, ecco, vanno dosati con parsimonia. Però ecco, il trapezio, ecco, è il muscolo che io dico, ragazzi, se potete farne a meno, non è proprio l'ideale, ecco. Ok, perfetto. Quindi, ok, impostazione del posing iniziale. Ti arriva il ragazzo, più o meno sai insieme al preparatore dove vi direzionate, magari c'è un'incertezza tra due categorie, però bene o male, la cosa è quella. Adesso, partiamo da, siamo ancora in off season, ok? Quanto si dovrebbe iniziare a praticare il posing? Guarda, in off season io secondo me almeno 12 settimane prima della gara, quando inizia un attimino, ancora in una fase di grasso corporeo buona, anche se sei grasso, diciamo, a me mi interessa più che altro la linea e la capacità di essere comunque decenti sul palco. Consiglio sempre di iniziare anche con grasso corporeo abbastanza elevato per proprio padroneggiare un peso corporeo superiore alla media. Anzi, l'obiettivo mio è renderli già decenti in posa belli grassi, tra virgolette, in modo tale che man mano che si va avanti diventano molto forti. Cioè, se loro imparano a posare con un peso corporeo alto, quindi una capacità respiratoria un po' compromessa dall'eccesso di grasso, quando vanno avanti sarà un gioco da ragazzi. Anche Bello. perché
più si va avanti è facile, diciamo, farli posare tirati, però se già si scoprono alcuni equilibri corporei, soprattutto, sai, ecco, lì il posing, ecco il discorso di prima facevamo sulla malinterpretazione del posing, secondo me, cioè, vedi, molti cosa fanno? Aspettano il tiraggio, quindi che si veda la linea del corpo, il corpo delineato, per posare, ma perché? Perché legano il posing alla condizione o ai dettagli, ok? Io leggo il posing all'equilibrio corporeo e alle gambe portanti, cioè secondo me il posing è molto postura e molto proprio equilibri corporei. Infatti la maggior parte dei ragazzi posano male perché non sanno come mettere le gambe. E quelle sono cose gravissime che vedo anche nei professionisti che si muovono di continuo. Quindi capisci che non è necessario che uno sia squarciato per iniziare. Io voglio che innanzitutto sappia stare in piedi, sappia respirare, sappia su quale gamba appoggiarsi e lì è fatta. Quella gamba portante ti resterà sia che tu sia grasso che tu sia squarciato, ok? Ovvio che se già sai posare, anche il lavoro del coach è facilitato perché quando voi fate i check, ti viene un ragazzo ben piantato sulle gambe che sa star fermo così, anche voi capite un attimino molto meglio, mentre uno che non sa stare neanche in piedi è dura. La fregatura quale è appunto che ci si riduce sempre alla fine. Quando i ragazzi comunque sono tirati, ma è proprio legata a quella malconcezione che il posing sia legato alla condizione, ma si comincia prima. Ti dico, sentendo alcuni miei colleghi per quanto riguarda il posing in America, loro partono anche proprio con delle classi di posing da grassi, cioè tu vedi questi negroni grassi con la mutanda da classic, tu dici ma cavolo, non si vede niente. Ma perché li fanno tenere la posa, ma anche in piedi, su una gamba sollevata per 2 minuti e mezzo. E lì, ragazzi, lì capisci proprio la differenza di approccio. Qui molti mi arrivano una settimana della gara aspettando dei miracoli, ma la settimana in scarica completa, tutto quanto, dove hai la testa ben altro, è Esatto. impossibile. Inoltre, partendo dal presupposto che molti, sai, per me l'equilibrio è molto legato anche all'allenamento, cioè. Se uno non sa allenarsi avrà molte più difficoltà nel posing, o anche, non so, cioè uno che non sa aprire la scapola, magari fossero tutti in grado di farlo, ma l'80%, non sto scherzando, dei ragazzi che mi viene ha gravi problemi di schiena ad aprire la scapola, vuol dire che Sempre. non hanno la benché minima concezione del loro fisico, cioè questo è molto grave. Quindi, sai, delle volte col posing li aiuto anche a migliorare proprio il proprio controllo del proprio fisico è fondamentale. E poi da lì viene la consapevolezza di stare, come hai detto te, sul palco, il cosiddetto trasmettere ai giudici sicurezza, ma tutto parte dalle basi, tutto parte dalle gambe, dall'equilibrio. È come, non so, una bikini, andiamo nel mondo femminile, alla quale viene detto sorridi e sentiti bella. Se quella non sa stare neanche sui tacchi, si sentirà una cretina. Cioè, è molto semplice, cioè, quindi si parte dalle basi, ecco, la prima cosa secondo me è l'umiltà, l'individuare i difetti, perché io infatti i ragazzi quando mi vengono in sala o grassi o squarciati, li faccio spogliare e dico ok, hai fatto qualcosa di posing? Sì, ok, riassata frontale. Subito, primo giro a bruciapelo, ragazzi, muovetevi senza sentirvi stupidi, voglio vedere e analizzare il fisico. Dopo avergli chiesto questo giro di pose, si parte subito dai difetti, ma perché Ludo? Tu immagina, allora, quando i ragazzi scendono dal palco, voi coach parlate con i giudici, chiedete feedback su cosa migliorare. Non saranno mai note positive, saranno Certo. note negative. Quindi meglio che gliele individuo io, infatti poi mi piace molto sentire il coach anche per questo, ma io individuo subito i difetti e si va a lavorare subito su quelli, perché ricordiamoci che non c'è un giudice che giudica nel backstage gli atleti da rilassati. Gli atleti, la gara si fa sul palco, quindi prima un atleta conosce le sue pecche senza presunzione ma con tanta umiltà e prima diventerà un atleta migliore. Sai, molti si incazzano, passatemi il termine, quando gli faccio notare le cose, molte bikini, sai, gli dici qualcosa e ma come? Mi dicono che sono bella? Eh sì, ma che bella mia, cioè, ti dico subito cosa manca perché se non te lo dico io il giudice ti farà a pezzi. Cioè, il discorso è anche perché il bodybuilding è diventato uno sport estremamente commerciale. E quindi si tratta di tantissime categorie, tanti concorrenti. Cioè, la prima cosa che, almeno io ti dico, sono 2 anni che ho il piacere di fare giudice in alcune federazioni natural, la prima cosa che faccio è sbattere fuori i più scadenti. Cioè, non prendo i più forti, vado a scremare, scremare, scremare. Quindi, cosa che emergerà anche analizzando le gare di Chicago, appunto, e di Alicante,
E quelli che sono andati avanti sono quelli con meno difetti, non con più pregi. Altrimenti un Lee Priest avrebbe vinto l'Olimpia per le braccia, ok? Un Tom Platz avrebbe vinto l'Olimpia per le gambe, ma chi offre meno difetti va avanti. Ecco perché poi, sai, è troppo facile apprezzare i pregi. Io, guarda, non ho mai detto, ti giuro, in 10 anni di posi in coach a un ragazzo, belle braccia o una bikini, bel gluteo. Io ho detto subito, guarda che ti manca lo shape, guarda che il femorale è liscio. Cioè, è subito lì. E questa cosa può piacere o non piacere, però preferisco ovviamente con i dovuti modi, però far capire ai ragazzi subito dove bisogna lavorare. Se un ragazzo sa che quello è il difetto e sa come lavorarci, sarà subito un atleta migliore. Questo secondo Certo. me, innanzitutto il difetto, nascondi il difetto e sarai un ottimo atleta. Se ti rifiuti di ammettere di averlo, è finita. Cioè, quello è quello che penso io. E da là si parte subito a cercare di nasconderlo logicamente con le Sì, e poi lavorare anche meglio col pose. coach, Certo. perché sai, spesso parlando anche con i coach mi piace molto comunque scambiare le idee sugli atleti, anche perché i coach apprezzano, sai, perché sono molto bravi e quindi sai, se io ti dico guarda, manca l'ampiezza di gamba, ho cercato di mettergli così le gambe per nasconderlo, è molto apprezzato. Ovvio che poi c'è da lavorare anche da parte vostra per migliorarlo, però avere un posing coach che nota subito quello e viene in aiuto. La può essere molto interessante come cosa. Poi ovvio che amando molto lo scambio con i coach, se un coach mi dice giù guarda, della linea mi interessa poco, io preferisco più la condizione perché abbiamo lavorato su quel settore lì, ovvio che poi, ripeto, io non dico mai fai così perché lo dico io stop, cioè amo Certo. molto collaborare della serie, c'è un feedback continuo, soprattutto sotto gara, anzi, sai, seguendo atleti di diverse federazioni, di diversi livelli, non posso andare a tutte le gare. Amo comunque scambiare video con i coach, con i ragazzi e sentirci a distanza perché la condizione degli ultimi giorni cambia drasticamente e quindi sai, se viene fuori una riga in più, il ragazzo e il coach me lo fanno sapere e cambiamo la posa. Però vedi, è molto particolare, ragazzi, non è una cosa per niente facile. Ovvio che ci vuole disponibilità da parte di tutti e comunque tanta passione secondo me, perché veramente diciamo che questo sport ultimamente ha fatto dei passi da giganti, però c'è poca collaborazione tra tutti, tra virgolette, almeno tra molti, ecco. Diciamo, sono in pochi quelli che curano veramente molti aspetti. E io preferisco quei coach che sono dei rompicoglioni super perfetti, che però spingono anche me nel mio piccolo a lavorare meglio. Certo. Cioè io negli anni sono diventato molto più preciso grazie a molti coach che continuavano a dire no, guarda, voglio questo, voglio questo, voglio questo, e lì è uno sport che è in continua evoluzione, devi starci sempre dietro e chi si ferma è veramente perduto. Cioè, nel momento in cui ti accontenti di, secondo me, risultati conseguiti sul campo, è finita. Lì è una cosa che ho visto, ma questo sia in Italia che anche all'estero, soprattutto, molti si cullano sulla gloria passata e si siedono sul loro vecchio successo, e lì è finita. Perché lì in Italia, sai, è uno sport continuamente in evoluzione, dove gli anni passati, i risultati conseguiti l'anno scorso se ne sono già dimenticati. Perché Assolutamente. vengono fuori, sai, questi ragazzini vengono fuori dall'oggi al domani, non sanno neanche chi è Lee Priest, non sanno chi è Lila Brada, cioè a loro non gli interessa, non sanno chi è andato l'anno scorso all'Olimpia, molti non sanno chi è Philippe, cioè stiamo parlando di questo. Ma infatti Quindi con questi incontri con te volevo proprio cercare di portare un po' di cultura su questo perché è diverso quando inizi a vedere le gare. Vedere chi si qualifica, vedere il punteggio, vedere chi prende direttamente un Olympia qualifier piuttosto che chi va a punti certo. e segui quegli atleti durante tutto il loro percorso e poi te li ritrovi all'Olympia. Cioè è diverso, ha tutto un gusto diverso, cioè lo vedi più come sport, no? È come chi fa calcetto in parrocchia e chi segue il campionato. Quando Ah, segui il sì, campionato assolutamente. è diverso, è diverso. Sì, ma poi sai cosa? Cioè, spesso la cosa che ho visto io almeno, la gente si ferma troppo a giudicare un risultato di una gara senza sapere cosa c'è dietro. E la cosa nel mio piccolo che posso dire è che il risultato di una gara dipende da una miriade infinita di fattori che solo chi, tra virgolette, ha visto oppure si informa sa. Poi, è troppo facile secondo me giudicare, sai, un atleta liscio oppure uno stratosferico, ma bisogna analizzare tanti fattori, line-up, cosa è andato male in quella preparazione, se l'atleta è seguito alla lettera, il coach, cioè
Veramente, io ho visto delle preparazioni andare bene semplicemente di culo e altre andare malissimo per una. Cioè, ma di quelle cose che gli atleti. Cioè, è veramente troppo superficiale giudicare quel risultato. Anche perché Certo. oggigiorno, come parleremo dopo, i line-up sono veramente numerosi, atleti con caratteristiche uniche, ognuno nel proprio. Quindi è difficile anche per un giudice, come dire, uniformare i criteri di giudizio. È veramente tremendamente difficile. Senti, io andrei direttamente ai nostri ragazzi, diciamo. Fammi un Yes. attimo vedere se riesco a condividerti lo schermo. Da dove vogliamo partire? Da Alicante? Sì, ci sta. Ok, allora. Stai vedendo, Sì. no? Ok, perfetto. Ah, dovrebbe essere questo Alicante, sì. Ecco James. Perfetto. Esatto, European Championship. Allora, partiamo dagli Open. Direi. Sì. Categoria più attesa e difficile. Esatto. Questa era, l'avevano presentato come un secondo Olimpia. Esatto. Assolutamente, l'Olimpia d'Europa, come dice Mauro Sassi. Esatto. Allora, abbiamo Raphael, Samson, questo è Regan, Sì. Hector, James, ecco Andrea, Ottimo. Lucas. Ok, allora, Perfetto. la prima cosa che hanno detto, e volevo un tuo Sì. parere in merito, è questo discorso di Raphael, questa terza posizione di Raphael rispetto a James e Lucas, quindi questo top 3 che hanno messo James primo, Lucas secondo e Raphael terzo. Molti davano come vincitore Raphael. Quindi di questa top 3 che cosa mi dici? Allora, intanto facciamo una piccola premessa. In questo lineup avevamo due nomi ricchi di follower, molto mediatici come un Brandao e un Regan, che secondo me hanno un po' stravolto tutto il lineup, ma erano molto pompati a livello mediatico. Sì. Allora, per quanto riguarda Rafael, la cosa che posso dirti, allora, innanzitutto mi piace molto come atleta, però avendo delle leve molto lunghe, soprattutto a livello di busto, ha bisogno di molti chili per riempirsi. Almeno a me, sia front, side and back, appare ancora vuoto per quello che può rendere al massimo del potenziale. Cosa che emerge soprattutto nelle pose di back, perché nelle pose di back ho visto inclinarsi tremendamente indietro e sedersi letteralmente sul lombare. Questa cosa qui praticamente lo fa scomparire di back rispetto agli altri, almeno questo è l'errore più Eccolo qua. evidente. Esatto, infatti come vedi si butta letteralmente sul Sì. lombare e perde veramente tanto, basterebbe star dritto, sarebbe tutta un'altra cosa. Quindi Brandao qui perde tantissimo nel posing. Frontale si vede proprio quel busto molto lungo e l'attaccatura un po' alta del dorso. Lì, ecco, secondo me è la cosa che io non riesco a distogliere gli occhi da dosso per quel problema lì. Per non parlare anche, comunque, in questa gara, poi sai, anche la scelta dei colori del costume è un po' infelice. Cioè, io l'avrei visto molto più scuro e lucido lui. Cioè, lui quando sceglie quei costumi lì sono errori che non devi fare, secondo me. Però Allora, lo ecco. prendo anche qua perché quelle foto sono prese, credo, dalla diretta, quindi Certo, non sono proprio il massimo. sì. Ecco qualche Beh, lo sai secondo. cosa, Rafa quando lo vedi da solo è un discorso, quando lo vedi a fianco agli altri emergono tutte le sue pecche, Che non è così voluminoso come può sembrare da qua. ecco. No, è proprio, sai cosa, quel busto lungo Sì. purtroppo distoglie molto l'attenzione, dà l'idea di vuoto nella parte centrale del corpo. Quindi infatti le sue pose migliori secondo me sono le side, dove lui veramente, ovviamente, sai, mettendo il braccio davanti, è come se si accorciasse un po' e quindi sembra molto più pieno. Vedi, vedi qui Eccolo. per esempio, ecco, front double biceps, per esempio, è molto lungo di busto, è Sì. messo a paragone con un Lukasz che comunque anche in vita un po' più larga, ma quadricipiti possenti, bicipiti più grossi, prende dei Esatto. calci, come dico io. Era Vedi, ecco. sì. Ecco. Per esempio, vedi, un Lukasz è l'esempio lampante del fatto di non essere impressivi sul palco. Lukasz, per esempio, è molto, molto soft nell'approccio, molto morbido, poi ha un posing molto apatico, come Sì. dico io. Però ti dirò, a livello fisico era il mio preferito. Era quello più completo. L'ho visto più tirato, l'ho visto molto più tirato e scuro e lucido soprattutto.
Se fosse andato al top, io l'avrei messo primo, io, per quanto riguarda completezza di masse muscolari. Questa Secondo è me... probabilmente Lucas è l'atleta che ha fatto più discutere questo secondo posto di Lucas. E Sì. secondo me è per il fatto che un po' il discorso follower, eccetera, ma il fatto che si è teso a dare molta più, almeno insomma, dagli appassionati, molta più importanza a quello che può essere una linea estetica Certo. carina, piuttosto che quello che è il lavoro che poi i Certo. giudici vanno a valutare. Cioè, i criteri di giudizio sono diversi da quello che piace. Certo. Ma poi sai cosa, Ludo? Ovvio, negli ultimi anni abbiamo visto che si dà sempre più attenzione alla linea del fisico, quindi sai, non si apprezzano più gli spangiamenti addominali o altro. Però la cosa che, almeno questo è un mio pensiero, che può essere condiviso o meno, è una gara comunque di bodybuilding, cioè il Esatto. classico è un'altra cosa. Ci sono all'interno del bodybuilding è una gara di muscoli, muscoli, proporzioni e condizione. È ovvio che se c'è anche un atleta tipo uno Sean Roden che è particolarmente completo ed estetico, ma è comunque condizionato e rotondo, è primo. Però un Brandao, diciamo, essendo estetico, non può avere pecche a livello muscolare. Cioè ci sono comunque gli atleti estetici, ma devono essere comunque grossi. E Brandao comunque ha proprio quelle pecche, ci vogliono degli anni per riempire quella struttura lì. E infatti poi vecchi atleti meno eleganti ed estetici come un James e un Lucas, che però sono condizionati, hanno dei muscoli veramente possenti e delle caratteristiche molto forti che ti mettono dietro. Ecco, Brandao quando, ha l'estetica ma non può peccare su nient'altro, cioè l'estetica è solo un'aggiunta, ma ha delle pecche comunque abbastanza evidenti. Più che altro sai cosa? L'altro grande ricco di follower, appunto Reagan, è lui anche secondo me che ha sballato un po' la classifica, perché io per esempio l'avrei messo molto dietro, Sì, su questo mi ci perché trovi. Reagan non era al top della forma, piatto di petto, Bravo. La mi zona piaceva molto glabeare è le molto gambe, vuota, vedi? vedi? Il petto è vuoto, braccio piccolo, Sì, sì, gambe sì. non ampie. Ma soprattutto, sai, anche come uniformità di giudizio, io avrei invertito Samson Dauda con Reagan, per esempio, ma perché? Totalmente. Perché un Samson è molto simile a Brandao di forma, cioè sono due estetici lunghi, perché entrambi hanno un busto lungo, quindi lì Reagan era quello che non c'entrava niente, secondo me, col gruppo, andava messo dietro, secondo me. Giuseppe, a me Reagan non sembra mai veramente, veramente in condizione. Assolutamente, ma lui, guarda, come dicevamo anche in privato, si cula molto. Lui va lì come comparsa, cioè lui vive di altro. È molto un Cedric McMillan che sa di poter dare di più, ma volutamente non lo fa. Va lì per dire ho gareggiato per i fan, per i follower, ma vive di altro. Lui ha un grandissimo talento. In più, voci negli Stati Uniti gli davano comunque dei problemi di salute. Sì. Quindi questa cosa, questa indiscrezione ti fa capire anche che ovviamente quando si parla, come in questo caso, ovviamente fino a un certo punto, perché non sappiamo se lui veramente ha dei problemi che gli impediscono di spingere un'ipotetica preparazione veramente ai limiti. Quindi sai, però noi ovviamente siamo qui per giudicare quello che vediamo e quello che vediamo è un ragazzo che ha il 60% del potenziale, secondo me. Sì, assolutamente. Anche nel Assolutamente. suo caso, sai, gli viene detto una forma bellissima, io non la vedo così, cioè per me atleti estetici può essere un Brandao, Reagan Grimes è né carne né pesce, né mezzo, appare comunque non estetico se messo di fronte a un Brandao o anche a un Samson Dauda. Quindi anche lì sono atleti, sai, nel mezzo, non sono né troppo grossi né troppo estetici e di conseguenza non spiccano. Quando beccano atleti che invece hanno delle caratteristiche più predominanti, capito? Cioè, molto, una cosa molto particolare. Sì. Però di sicuro non era top. Sì. No, no, questo concordo. 1.400.000 di follower, insomma. Direi Diciamo che c'ha che altre mire, in qualche modo. sì. Poi sai, lui c'è da dire che nelle foto che mette per Asito oppure per i check è molto più in forma poi dal palco. Dal palco. Probabilmente molte sono ritoccate, c'è da dirlo, perché dal Sì. palco è poco, tipo già qui è molto meglio. Se lo vedi dal palco era più liscio, è molto particolare lui, eh. Sì, questa è un'idea che c'avevo anch'io, nel senso che quando lo Poi vedi sai, poi su questi scatti... sì, ma poi sai, lui per esempio anche nel posing
nelle pose frontali, divaricare eccessivamente le gambe contribuisce a farlo sembrare più largo di girovita. Se tu lo vedi frontale, le gambe le allarga oltre l'ampiezza spalle, cioè sembra, vedi Sì. qui, gambe larghissime, cioè cambia posa, cavoli, cioè là vuol dire che non conosci neanche il tuo fisico. È come dire, ok ragazzi, non sono ampissimo di quad, guardatemeli, è un attimo. Poi si trova Brandao che ha un quadricipite esplosivo, lo massacra. Sì, Quindi vedi, è molto tagliato particolare come poi cosa. è totalmente Sì, molto un'altra bello. cosa. Peccato per il busto, però ecco qui doppio bicipite, lui bello, ma l'attaccatura alta, il busto lungo, io li guardo quello e non le gambe, le braccia, cioè è una cosa tremenda, purtroppo, è una maledizione. Sì, che poi questa caratteristica mi sembra, ecco, la ritroviamo qua. Ecco, l'altro fenomeno che a me piace moltissimo. Veramente incredibile lui, Mark Hector. Sì. Ecco, lui, guarda, Mark Hector, ho rivisto e rivisto tanti video, secondo me io l'avrei messo comunque più avanti, almeno in una posizione. Concordo. Purtroppo sai cosa? Neanche tanto l'ampiezza del quadricipite quanto l'assenza di È femorale nella questo. doppio bicipite di schiena. Sì. Esatto, sia lì, ma Eccolo qua. soprattutto nelle pose di schiena il femorale non esiste, e lì purtroppo, ecco, vedi, quel femorale lì, purtroppo ragazzi, la schiena è anche bella, è mastodontico su, ma peccato per quei femorali di schiena, se avesse avuto un po' d'ampiezza il femorale era avanti anche a Muzzi, eh. Io Guarda, l'avrei messo avanti. io lo vedo un po', lui nel suo caso proprio un po' sproporzionato. Certo, Proprio un problema sì, proprio di certo. proporzioni, perché la gamba è aperta, però sono vuote. Sì. Sia quadricipite che non è, ecco, non è un quadricipite come Brandao, bello sbombato, quindi già la Sfondato, linea non certo, è, e poi è un po' vuoto esatto, in generale. sì, ma Lui poi sai, proprio c'ha, ecco, dietro, se... vedi pure la schiena, un po', sì, non è il top, esatto. assolutamente, poi è molto lungo lui, molto alto, è un Esatto. bestione, guarda, guarda qui come si chiude, porca miseria, peccato, veramente, però, di sicuro, poi sai, ha delle leve molto lunghe, anche le braccia, delle braccione lunghissime, pesanti, particolare, diciamo che Muzzi le miglior proporzioni che ha l'hanno salvato contro di lui, stranamente, perché paradossalmente anche Andrea ha rischiato, eh? Non era scontatissimo. Adesso arriviamo ad Andrea. Ah, sì. Ecco, lui c'ha questa mass muscular molto molto bella. Ecco Poi qua, lui, video. esatto. Sì, che poi lui, sai, in posa con gli altri rendeva molto lui, eh? Cioè adesso Sì. singolarmente neanche, ma in posa con gli altri non era mica male. Ma Esatto. lui ha appena vinto la Pro Card, giusto? Giovane, giovane, sì. Lui mi sembra che sta proprio all'inizio. Sì, poi c'è, ecco, anche lì il peso politico, sai, sconosciuto, arrivi già comunque fare, perché lui comunque ha fatto settimo. Quindi, ragazzi, direi comunque un buon risultato alla fine. Molto giovane. Sì. Sì, Sì, mi ha sembra che tutto, sai, ma l'abbia poi... appena vinta la Pro Card. Ma poi sai, infatti sì, quando uscì per la presentazione, le pose obbligatorie, ci fu scritto New Pro, quindi Sì. probabilmente da lì a poco. Ma se non addirittura lo stesso europeo l'ha vinta. Questo, guarda, questo mi sfugge, di sicuro era l'ultimo professionista, lui è buon uomo, sono stati gli ultimi due a entrare nella lineup, gli ultimi due pro. Sì. E poi c'è Andrea, dicevi? Sì, Andrea, guarda, è molto particolare come analisi. Lui, guarda, secondo me, allora, la cosa più bella che subito si nota è il quadricipite. Quindi ottimi quadricipiti. Il problema di Andrea è che anche lì non ha una caratteristica spiccata e non l'ho mai visto ancora al top della forma. Lui, secondo me, ha un 70% del potenziale. In più, come avevamo già parlato, comunque quando lui si muove da una posa all'altra, lui perde totalmente il controllo dell'addome, ma questo lo vediamo anche nelle pose statiche, è una cosa che non deve accadere, proprio il controllo del core assente. Perché questo ci possono essere 2000 motivi, però di sicuro ha, soprattutto nel back, delle pecche grosse. Sì, Perché sai, anche i giudici, sai, vedere un ragazzo, però come vedi che posa senza contrarre il gluteo, ma a momenti buttandolo in fuori, li maldisponi mica poco. Questo c'è da dirlo, perché guarda,
cioè butta il gluteo in fuori, comunque non era, ovviamente sì, rispetto alle altre uscite, una bella forma, ma lui secondo me dà sempre l'impressione di essere al 60-70%, cioè quello che mi dispiace molto. Ma ti dico, poi soprattutto nelle pose frontali lui perde tantissimo sull'addome. Cioè, quando sei pro lì, ogni cambio posa tu devi essere di pietra con l'addome a posto, non puoi mollarlo, soprattutto nelle side dove comunque fuoriusciva un pochetto, lì devi stare molto attento. Anche perché se analizziamo il line-up, aveva comunque atleti molto estetici, lo stesso Lukasz, che comunque è molto grosso, largo di girovita, ma l'addome aveva il vacuum, ragazzi, quindi a quei livelli l'addome sporgente ti costa carissimo. Guarda, guarda, in questa Mos Muscular non tira neanche l'addome, cioè l'ha mollato del tutto. E lì ti costa carissimo, ragazzi. In più, ho notato che il bicipite sinistro è più piccolo. Questo, almeno, è un'impressione mia perché l'ho rivista e rivista nella doppio bicipite frontale. Il sinistro appare un po' ridimensionato, non so per qualche infortunio o qualcosa, però era una cosa che avevo segnato. Vedo se ce l'abbiamo anche da qualche parte. Sì. Sto Doppio frontale non lo vedo. confondendo. Io la cosa, allora, sicuramente con Mauro hanno fatto un lavorone. Secondo Certo, me, la miglior forma, certo. assolutamente, però secondo me si è perso qualcosa proprio nell'ultimo giorno, ultime ore, ultimi giorni. Proprio là Sì, ridosso. io ho visto delle story in cui comunque ricava sporco, con degli Esatto. hamburger, e secondo me, ripeto, comunque sono delle cose che lì o sei di pietra e butti dentro pasti sporchi, oppure rischi comunque che succeda qualcosa, ecco. Infatti vedi qui l'addome è bello in dentro, cioè Sì. era Che meglio secondo me già 2 o 3 giorni prima. adesso se riesce fa il British Grand Prix. Stavo parlando con lui che adesso per la quarantena, perché qua in UK abbiamo la quarantena, però se riesce voleva fare venire tra un paio di Ma ci settimane. sta. Sì, Sì, ma lui guarda, assolutamente. ma già settimana prima stava molto bene. Sì, Infatti ho detto, cavoli, non vedo l'ora di vederlo sul palco, però poi vedi, un classico quadricipite molto valido, però diciamo che lì bisogna trovare il bando della matassa fondamentalmente. ma Anche era la prima perché, gara con Mauro, quindi sono sicuro che adesso pian sai, c'è. piano. Ah, certo, sì, ma poi sai, anche un coach deve comunque comprendere l'atleta. Ma sai cosa, Esatto. vedi? Un Andrea lo metto sullo stesso piano strutturale di un Regan Grimes a livello di struttura, perché sono comunque alti simili. Comunque le masse sono quelle, ha molto più talento lui di un Regan, perché lui ha braccia migliori, Sì. gambe migliori, però il problema resta comunque, cioè, arrivare di pietra, perché comunque un Andrea è nel mezzo, cioè non è né grosso come un Big Ramy da dire entra e ammazza tutti, né così estetico come può essere, ovviamente parlo per estremi, uno Sean Roden. E quindi stando nel mezzo, o vai di pietra, oppure becchi ragazzi o tremendamente estetici o tremendamente grossi, che comunque te resti nel mezzo e non sei né carne né pesce. Quindi lì, esempio stupido, come ne parlavamo l'altra volta, un Andrea Presti, altro grande professionista italiano, ovviamente la sua caratteristica è il tiraggio. Però lui è sempre di pietra. Quindi, sai, uno così tu lo devi piazzare per forza. È difficile non piazzarlo un Presti. Ha una caratteristica che lo identifica come atleta. Un Muzzi deve ancora capire, secondo me, che tipo di atleta diventerà in futuro. O un estetico o un freak. Vedi, un Andrea, per esempio, struttura più lunga, leve più lunghe, quindi si riempirà e stanno facendo un ottimo lavoro. Però lui garantisce la forma. Quindi, anche per un Mauro, sai, è anche più facile lavorarci perché lui di sicuro si tira, lo conosce da anni, il discorso di prima. Mauro comunque più lavora con atleta, più migliora anno dopo anno, però Presti è tirato, cioè Presti è di Italian Blade neanche per caso, è tirato. O Poi c'è immaginiamo questo ora che si riempirà. Cioè, ventre del femorale che si picca così, esatto, bello. ha una caratteristica fisiologica, in più è anche giovane, quindi metterà dei chili. Muzzi comunque deve capire che comunque ha per le mani una genetica molto valida, ma deve capire chi vuole essere da grande, come dico io, ecco, ed è un grandissimo atleta, Andrea, che mi piace tantissimo, ed è un peccato vederlo dare quella sensazione del cavoli, può dare di più, ma può dare molto di più, Andrea, è quello.
Che poi non ci dimentichiamo, Ludo, che comunque è vero che era definita il Mister Olimpia d'Europa, ma di nomi forti non c'era mica, eh. Cioè, questo c'è da dirlo, a Sì. onor del vero, non c'era un Boniek, non c'era un Winkler, No, non c'era erano un un po' Bjarnason. le nuove promesse. Sì, esatto, che comunque non c'erano, tranne un Lukash che era all'Olimpia, di altri da Olimpia non ce n'erano, eh. Quindi, sai, per quando un Regan e un Rafael siano atleti validi, ma all'Olimpia non ci sono mai andati. E quindi, anzi, cioè, stiamo parlando di atleti comunque di livello medio, eh? Quindi, sai, anche lì ti piazzi sesto in un lineup non irresistibile, lì poi in lineup importanti uno deve capire come muoversi, ecco, mettiamola così. Quindi è vero, l'Alicante è una gara molto attesa, post-Covid e tutto, però erano le nuove leve, atleti ai quali a ognuno mancava un pezzo, cioè non erano atleti da dire cavoli. Questi tre sono intoccabili se la battono. Infatti, ho analizzato i punteggi. Tra James e Lukash passano 8 punti. Cioè, da Lukash a Rafael ne passano soltanto due. Infatti, il duello più combattuto, appunto, Lukash e Rafael. Da Rafael a Regan più 8 punti. Diciamo che quindi non erano lì tutti quanti. Cioè, è una gara un po' di livello medio, ecco, Però ecco, almeno per qua i line-up. la vedi tutta la differenza tra Lukas e Ecco, Rafael, eh? Guarda è la quello. gamba, guarda la pienezza, Sì, comunque. ma Rafa, guarda, Lukas secondo me aveva le gambe e le braccia soprattutto più grosse della gara, per Sì. non parlare dei polpacci che sono veramente, ecco perché ti dicevo, era uno dei più completi, mentre a James per esempio un po' le braccia non mi convincevano, anche la clavicola, però Lukas era molto forte, eh. È ovvio che uno che non è mediatico, si fa i cavoli suoi, si presenta sul palco ed è dura. Sai, Lukash secondo me ha perso solo per un motivo la gara. Secondo me per le side, secondo me. Ma perché nella triceps non è valutabile? È inguardabile. Non c'è qua la triceps. Sì, se c'è. È una posa veramente per lui orrenda, in cui non sa cosa mostrare. Vediamo se viene fuori. L'avevo presa prima? L'hai vista? Non mi sembra. Questi No, non l'avevo vista la triceps. sono La gli side altri. chest sì. No. Sì. Sì. Se c'è, sì, la triceps. No, questi sono ancora. Comunque diciamo che anche sai, nella chest, per esempio, un Lukash, anche lì ha le sue pecche. E lì James lo batte nettamente. Perché se vedi nella chest, lui fa il vacuum. In più, la fissa di Lukash è tirare la chiappa destra nella side. Lui è famoso per quel movimento in cui continua a contrarre, a Sì. rilassare il gluteo per sapere che la chiappa è squartata. Il Sì. problema qual è? Che si allarga paurosamente sopra. Ecco, lui è uno di quegli atleti ai quali il vacuum non dona e non va fatto. Perché sembri molto largo, già è largo il girovita, fa il vacuum, si allarga così e finito. Esatto. In più, nella triceps, poi vediamo se la troviamo, però perde tanti punti. E poteva andare più duro perché Lukas l'abbiamo visto all'Olimpia molto più duro e lucido soprattutto. Quindi, sai, sono piccolezze che a quei livelli ti costano carissimo. Vediamo se la trovo qua la sua. Eccola. Eccola, eccola, eccola. Ecco, questa posa qui è orrenda. Cioè, qui secondo me ha preso tanti di quei calci in un Sì. modo assurdo. Ma poi bello che nella foto già è pessima. Durante la gara lui si muoveva di continuo, non stava mai fermo in questa posa perché Non non sapeva prenderla. No, la sente, non la sente proprio lui. assolutamente. E poi, come dicevamo prima, sai, diversi fattori, la condizione l'abbiamo visto migliore. In più, il colore su di lui non era eccezionale perché lui, per esempio, mette spesso un costume verde che sembra nero, nero e lucido. E Lukas Osladil è nero e lucido, è famoso per quello. Qui sembra opaco a momenti. Sì. Sta di fatto che a livello di muscoli per me era quello più completo in assoluto, che non aveva da invidiare nulla a nessuno. Cioè non ha un muscolo debole, eh? Quello è incredibile. Purtroppo sai cosa? Non ho visto mai foto di lui, mai video, anche ad autopubblicizzarsi prima della gara, mentre un No. James era spinto da Patrick, che non faceva altro che ogni giorno tampinare i social con la sua back double biceps. Infatti è arrivato lì comunque con un peso politico forte. Sì. Ma io un'altra cosa che ho notato di Lucas è che la condizione è andata via via leggermente peggiorando, cioè ha iniziato a tirare Esatto, un po' d'acqua tra il pre-judging e fino alla fine. assolutamente,
cambiato tanto lui, cambiato Vero. tanto, infatti, assolutamente, assolutamente. Lui Senti, sai, dimmi. No, no, vai tranquillo, dimmi tutto. volevo passare a James, però finiamo con Lucas. Sì, Lucas, appunto, se fosse andato al top, lui avrebbe, per me avrebbe vinto, perché era quello più completo, quello che comunque rende, e se fosse stato anche più cattivo sul palco, perché lui è molto, molto soft, Sì. molto, ma veramente, ma anche come persona così, molto tranquillo, quiet. Il problema è che poi becchi uno affamato di vittoria che è duro di pietra come James che ti lascia dietro. E quindi lì Sì, torna al discorso della cattiveria sul palco. Lui è un fisico veramente valido. che il discorso del posing si allarga proprio a da quando metti il piede sul palco a quando scendi, cioè quello che Sì. vai a quelle emozioni che vai a trasmettere ai giudici. Ah, sì. Se tu vai Sì, che. poi sai, ma è esempio stupido, Lukasz fa un movimento molto strano per prendere le due double biceps, allarga le mani a V, è un movimento molto loffo, come lo definisco io. Già vedere uno che mi fa così, così è diverso da uno che la prende con cattiveria, come può essere anche un Brandao, che è molto cattivo quando posa. Infatti anche un po' troppo presuntuoso, a me non piace, però comunque fa effetto, piace molto al pubblico e ai giudici. Sì. E passando al nostro, eccolo, James, il nostro vincitore. Oppala, eccolo, l'uomo più atteso. Lui sì, eh? Che c'è stato insomma tutto il discorso purtroppo di Luke. Dopo. E lui ha avuto questo cambio per cui si è affidato a Tour. C'ha avuto una potenza mediatica dietro pazzesca. Anche perché la Sì. Redcon come sponsor l'ha pompato proprio all'estremo. Tantissimo. Sì, ma anche lo stesso Patrick, giustamente, pensa che James è più forte bianco che colorato. Stavo Cioè per lui dirti questa cosa, bianco. io la cosa che ho trovato tragica è il colore. Sì, Ha ragazzi, fatto sono troppe errori passate. madornali. Sì. Eccolo qua. Ma poi sai cosa? Lì tutti diversi erano colorati. Se lo vedi così fa è di pietra, ragazzi, è Sì, veramente sì. di pietra. Sul palco sembrava a momenti liscio sulle braccia, soprattutto nella doppio frontale o altre pose. Side, ok, però se tu vedi doppio frontale o altre pose frontali sembra. Ecco, vedi qui per esempio molto buono, però comunque non ha quel grip che ha lui quando è molto chiaro. È Sì. una Ma cosa incredibile, ragazzi. qua l'aveva proprio scazzata perché allora io da quel che sapevo lui è abbastanza in crisi col tan perché essendo bianco 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 e stavolta ne ha fatte veramente tanto era quasi verde almeno dalla diretta che si vedeva. Eccolo. Sì, cavoli. Sì, e lui ha un fototipo molto particolare di pelle come la mia, cioè anch'io sono in crisi nera. Ma poi sai, poi è molto strano perché lì hanno usato il top tan in quella gara lì. Il top tan di solito è l'unica miscela, pensa a te, a base non alcolica. Infatti chi è allergico, tipo me, al Pro-Tan base alcolica, io uso il top tan mi trovo da Dio. È strano che su di lui abbia fatto quell'effetto lì perché di solito molte bikini che sono allergiche a qualcosa usano il top tan, vanno sul sicuro. Quindi in teoria dovevano venire bene di schiena, per esempio, vedi già rende di più, ma c'è da dire anche che di schiena era veramente di pietra lui. Infatti, lui ha vinto, secondo me, da doppio bicipite. Lui ha chiuso la gara lì. Sì, Sì. Sì, dove sta? No, no, lui è sì. molto valido. Sì, Che poi diciamo che non no, ha una struttura così favorevole a livello clavicolare, è stretto, eh. no? Infatti, Sì. guarda, lui prendendo anche vari appunti perché è il meno ampio, ma di pietra. Questo è il mio commento proprio che lo giustifica. Poi Allora, sai lui ha anche. avuto sempre un po' la caratteristica di essere molto duro, molto vascolare, però adesso, cioè con questa preparazione, si è superato. Ah sì, mai visto così? C'è incredibile. Sì. Ma soprattutto posi di schiena non puoi fare a meno di guardarlo. Resti. Ha proprio quella durezza, sai, la Dorian Yates, veramente roccioso. E lì, anche se uno sladil è più bello, più rotondo. Però qui, sai, la condizione paga tanto sul palco. Ecco quando ti dicevo il discorso di un Andrea Muzzi. Cioè, quando non hai un qualcosa, devi puntare tutto quanto su altro. Cioè, un James che appunto strutturalmente non è eccezionale, ma è andato veramente a cercare quella graniticità del muscolo che il giudice non può non vedere, capito? Lì ti Sì. mette davanti, ragazzi, incredibile. Allora, Cioè, una cosa che quello. io ho notato, dimmi se a questa preparazione, in questa gara, lui ha cambiato tante sue pose.
Sembra averci Sì. lavorato parecchio. Allora, questa mass muscular mi risulta nuova sua. Sì, assolutamente. E poi soprattutto guarda, qui per esempio anche nella back lat pred, lui per esempio qui posa diverso perché in gara si è chiuso paurosamente, infatti lui ha rischiato di brutto nella dorsale di schiena perché andava proprio a ingobbarsi e si lisciava del tutto sulla schiena. Ma anche lì, vedi, non so ovviamente con chi lavori tutto quanto, però di sicuro sì, confermo che l'ha cambiato spesso, Sì, c'è anche assolutamente. questa nuova che l'avevo presa prima, di se la ritrovo, una nuova di schiena che fa quella, eccola, questi tre quarti. Qui Sì, ma anche quella lì, si gioca effettivamente. tanto il femorale, questa è proprio studiata su di lui, sulle sue caratteristiche, perché enfatizza tanto uno shape che realmente non ha, e qua la gamba è Ah, sì. proprio tutta sua. Sì, lui per esempio, lui guarda, per esempio, perdeva tanti punti nelle due dorsali, soprattutto la frontale dove proprio si chiude e non solo è stretto di clavicola, si dimezza praticamente. Lì per esempio occorre lavorare molto nella dorsale frontali perché lì sparisce. Se la trovo. Ecco, Dici la infatti, lat vedi. spread frontale, no? Esatto. Che vedi, per esempio, questa mouse muscle è bellissima con una Aspetta. sola mano sul fianco perché si allarga. Guarda. Eccola, sì. Ecco, vedi, per esempio, qui con una mano dà enfasi anche proprio al gomito che si allarga. Con due mani chiuso Sì. diventa la metà. Facci caso, vai, prendi quella di prima. La prendo da qua? Sì, nella mouse muscle quella con le mani sui Allora. fianchi, quella lì con le mani prese. Sì, no, è molto più chiuso. Esatto. Però c'ha proprio Vedi, qui questa. per Ecco. esempio, esatto, qui va a enfatizzare proprio la clavicola stretta. Esatto. Sì. Ma vuole giocarsela secondo me qua un po' sulle braccia, perché lui tende ad averle carenti. Ci ha sempre avute un po' carenti. Esatto. Cosa evidente soprattutto nelle frontali dove il bicipite non... nelle laterali sono anche belle perché è un bel brachiale, però vedi nella doppio bicipite frontale, infatti, non è eccezione di braccio, vedi? Esatto. Anche qui non è che spicchi tanto. Sì. Assolutamente. Lui, E diciamo, guarda, se lui fosse andato un felino più morbido, sa sarebbe finito anche terzo, secondo me. Lui è sì. uno di quelli che o va di pietra o è fuori. Sì, Quindi, non ha a livello scheletrico, non ha tutta questa struttura. Sicuramente. no, assolutamente. Molto stretto. Sì. E questa qua, sai chi la prende pure? Hunter Labrada. Così la Sì, prende. assolutamente. Hunter, che Sì, che però poi è vabbè, molto più largo. Hunter. Sì, Hunter posa esattamente come suo padre, che è anche il suo posing coach, e quello potrà essere un errore madornale per il futuro perché hanno comunque due fisici diversi. Diversi, Quindi lì. diversi, è Sì, vero. ma poi adesso ti faccio ridere. Un altro seguito da Lila Brada è lo stesso. Come si chiama quello della Yamamoto adesso? Aspetta. Patrick Moore. Scusa. Sì, esatto. Patrick Moore, per esempio, fa le stesse pose di Lila Brada e di Hunter Labrada. Peccato che abbia un fisico completamente diverso. Aspetta, E eccola. infatti è finita. Ecco, esatto. La prende Qui così. addirittura vedi, con le gambe così si intozzisce un po' perché la gamba andrebbe messa in modo diverso. Però comunque Hunter ha un ottimo fisico. A me piace molto. È un Hunter è Lila Brada favoloso. gigante. È Infatti, vedi, favoloso. classica tricipite di anche all'epoca Lila Brada metteva la gamba avanti. E Sì. Patrick Moore fa lo stesso, identico. Ma vediamo se. Perché Patrick su queste cose un po' di meno. Un po' meno Sì, presente. Sì, che Patrick lui è poi era molto sponsorizzato da Labrada. esatto. Adesso non gioco. Esatto. Troppe di posing non ci sono, lui è un po' più discreto su queste No, beh, cose. sì, lui mette poche foto di gara. Esatto. Lo vedi così bene, Patrick? No, Patrick deve riempirsi anche È vero. tanto. Io non. Sai cosa? Lui è uno, sai, di quei bodybuilder estetici di cui parlavamo prima, che però ha bisogno di più massa, soprattutto nelle gambe, ampiezza di gambe, e deve beccare una condizione perché dal suo primo Olimpia io non l'ho mai più visto in condizione come quell'Olimpia lì. Lo Cioè, la... vedo, sì, un po' pennellone. smunto. Sì, infatti, guarda, dopo quell'Olimpia, alla sua prima uscita, non fu mai più così, eh. Cioè, dopo non so con Chris cosa ha fatto, ma. È andato un attimino giù, sempre morbido, e lui è un altro che, non essendo gigantesco, essendo un bodybuilder estetico, deve essere non in forma, di più per spuntarla con quelli più grossi, altrimenti è finita. Senti, Boh. tornando ad Alicante, l'ultimo che Sì? volevo vedere con te è lui. A me fa impazzire Samson. Oppala! Vabbè, lui è un mostro. Altro.
Mamma mia, guarda. Allora, Spettacolare. lui, come dicevamo prima, io l'avrei messo innanzitutto avanti a Reagan, sicuramente. Diciamo, lo ha penalizzato molto anche lui, l'ampiezza del quadricipite frontale e nel back la schiena. Qui sembra, vedi, anche già più largo. Ecco, vedi qui per esempio, anche lui ha un busto molto lungo. Infatti lui, secondo me, è quello che doveva giocarsela con Rafael. Lui contro Brandao era per me lo scontro più giocato, e Reagan ha rotto tra virgolette un po' i giochi mettendosi in mezzo, mettiamola così, perché lui e Brandao erano quelli intercambiabili, secondo me. Di schiena perde tanto, eh? Cioè sulla Sì, è posa. piccolino, esatto, sì, ma poi anche qui sembra anche buono, si chiudeva molto quando si muoveva. In più però lui c'è da dire che ha fatto un'ottima routine, la routine si è sciolto del tutto, si è aperto. Esatto. Aspetta, ok. In più lui per esempio quando fa la doppio bicipite frontale, prima parte con due gambe a terra, poi prende la versione classica che è stupenda, Aspetta che ti riprendo così me che... la fai vedere. ecco. Dici, parte con le due gambe a terra. Sì, e lì si penalizza tanto perché ha la gamba non gigantesca, poi prende la versione classica un po' con la gamba sollevata e diventa bellissimo. Non capisco perché non faccia direttamente quella, Un po' alla perché è la Roden. sua. Sì, esatto. Lui deve giocare esattamente a quel gioco lì. Lui è veramente forte. Bello, Sì, mi lui sai. piace. Allora, secondo me anche qua è molto inespresso, nel senso che c'ha tanto ancora da dare. No, Assolutamente. non mi sembra un, diciamo, un 100% a livello di preparazione e tutto il No. resto. No, Però la ma poi sai, linea. è Anche quello che diceva, bellissimo. l'atteggiamento un po' sul palco, dalla routine e tutto il resto, ha dato tanto. Ha dato tanto. Ha portato Sì, qualcosa di diverso, innanzitutto. certo. Ma poi a quell'età lì comunque era un novellino, era molto più sicuro di altri, eh. Ma poi sai, guarda, lui per esempio busto lungo, attaccatura alta dei dorsali, ecco perché ti dicevo molto simile a Rafael. E poi la cosa che notavo nelle side, il braccio piccolo. Questa è una cosa che nelle side su di lui ho notato. Se ne Non becco. evidentissima nelle front, ma nelle side lui non è gigantesco. Tipo, vedi, Te lo prendo da qua. quando prende le pose classiche lui è bellissimo, ma il braccio non è eccezionale. Sì, un poco esplosivo, un po' vuoto. Sì, Non ci sono side. esatto. Non è scemo, eh? Qua neanche mi sembra. Sì. Però Aspetta che. diciamo che lui è uno che in futuro darà veramente del filo da torcere. Ecco. Canto d'Andrea, back, Esatto. qua proprio l'ha staccato. Esatto, vedi. Sì. Infatti, sai, sono cose che poi, come dico io, anche sbagliando si impara, cioè sono tanto giovani, Eccola sono quella che gare anche in dicevi cui... alla Roden, no? Vedi, quando stacca la gamba è qualcosa di incredibile, quando ce l'ha a Bello. terra è rovinato. Sì. Sì. Lui, vedi, come ti dicevo prima, Ludo, cioè, anche lì un atleta deve capire a quei livelli che atleta vuole essere, che prodotto deve portare sul palco, cioè non può giocare a fare tutto. Se giochi a far tutto non fai nulla di buono, devi puntare a essere un prodotto ben delineato e a cercare di vendere bene quel prodotto, perché... cioè, se tu sei un estetico e giochi a fare il freak, poi il freak lo becchi e ti massacra, eh? Quello è il discorso. Ti Poi faccio una dimmi. domanda, Samson tu lo vedi negli Open prendendo chili come suo futuro? Ah, guarda, io sì, perché di sicuro non le 212 assolutamente col peso No, non farebbe credo che ci molta, sia. molta fatica. Nel classic adesso non so le scale di tolleranza come messo, ecco, per quanto riguarda il peso, però neanche tanto. Diciamo che non ha quella plasticità e quelle caratteristiche di rotondità proprie di un classic, secondo me. Ok. Io resterei negli open e lo riempirei a dovere. Anche perché quelle sono gambe che crescono, non è un, Sì. come dire, non è un Mark Hector che lì secondo me ci sono dei problemi proprio a livello di... vascolarizzazione o altro nella gamba, perché dà proprio l'idea a Mark Hector invece di avere dei problemi lì a mettere su quelle gambe, soprattutto i femorali, mentre cosa che non noto con un Samson. Samson cioè, si vede che è una gamba che ha bisogno solo di tempo per esplodere. Sì, Hector ha sai, proprio, è vedi, un po' problema di... la linea, le inserzioni, sì, non è esatto.
tonda. Esatto, è molto affusolata ma non stondata, è quella cosa Vedi lì, ma qua? soprattutto, esatto. Questo è sia Qui vedi il lui. vasto laterale che proprio c'è anche il retto femorale, cioè questa è proprio completa come gamba, perché sta a Sì, tre e poi quarti. cresce. Sì. Sì, poi sai, non conosciamo mai il passato di un atleta, non sappiamo da quando ha iniziato a allenare le gambe o altro, quindi sai, secondo me, vedi, qui è bellissimo, guarda, quando poggia la gamba nella tre quarti è stupendo. Questa o Cioè, quella quindi, prima? Sì. sì, quella prima con la tre quarti di schiena, questa, vedi, Vedi? quella gamba lì, quella è una gamba che cresce, ragazzi, Sì, cioè, sì, c'è sì, poco da sì, sì. fare, quindi No, è quadricipite, diamo. la cosa che mi piace è quadricipite è proprio completo. Dove lo prendi è tondo. Sì, esatto. Deve solo lavorare un po' di più, ma già dall'anno prossimo me lo aspetto con qualche chilo in più che farà dei danni seri, eh. E adesso dovrebbe venire pure lui al British Grand Prix, mi sembra. Che è Eppala. un Olympia Qualifier per il 2021, quindi credo che molti per via della quarantena non possono andare in America. Ok. Credo che molti stanno direttamente puntando per la prossima stagione. Sì, a parte che per quanto riguarda l'Olimpia, guarda, sarebbe una scelta annullarlo, è brutto da dire, ma Sì. andare l'anno prossimo, perché veramente è un Olimpia senza anima quest'anno, ragazzi. Cioè, veramente brutta gara, eh. Sì. Senti, ok, passiamo a Chicago? Ah, volentieri. Altra gara Anche Chicago difficilissima. tosta. Allora, vediamo Molto. se Open. Eh sì. Sono Mamma che gara. Mamma che gara loro. Chicago. Bello. Allora, abbiamo qua, li avevo pure presi. Justin, che è seguito da AJ Smith. Poi Hakim, che ha vinto. Sì. Da Oscar Arden e poi Justin è Max. arrivato secondo, poi Max Charles terzo e poi abbiamo Sì. quarto Nick Walker, che devo Walker. ancora prendere. Che Nick Walker che è appena diventato professionista, che Sì. sta facendo abbastanza pure lui, abbastanza rumors. Sì, anche in Italia lo stanno pompando, ti piace tantissimo lui, eh. Sì, allora, eccoli qua. Ok. Allora, dimmi, partiamo da Kim? Eccoli Sì, allora, Hakim, qua. guarda, a livello strutturale è un atleta che non mi fa impazzire, molto tozzo, petto gigantesco, spalle non eccezionali, quindi non mi fa impazzire. Però gli riconosco una parte posteriore veramente molto, molto temibile, quindi gluteo femorale veramente di pietra e che si apre tantissimo. E lui è veramente un freak di quelli validi, ecco. Vediamo se c'è Sì, seguito da. qualcosa. Esatto. Qui c'è da dire una A me cosa. sul doppio frontale piace tanto, anche se c'è l'attaccatura Sì. alta, però Sì, ma sai cosa? completo. Qui, per esempio, allora, ho visto nel pre-gara non era imprecisivo. Infatti lui ha recuperato tanto alle final. Sì. Lui Aspetta al che io mattino. cerco di beccare delle foto ad Alicante, erano più comodo. Sì, Chicago, vabbè, Lui, gara no? più Sì. Eccolo piccolina. Esatto. qua. Lui è Justin. Esatto. Lui sai, ma proprio a livello al mattino, ma anche come olio, pensate, lui al mattino aveva poco lucido addosso, non è un elemento da sottovalutare perché lui è molto nero, eh. Era al centro palco, ma gli altri ragazzi li vedevo molto bene. Lui era quello meno impressivo al mattino. Quando poi l'ho visto alle final, ma anche nella routine, era completamente cosparso di lucido, sembrava l'avessero preso e buttato in una vasca d'olio, cosa che devono fare anche al mattino. Era veramente bello la sera, però. Probabilmente poi anche un Justin Rodriguez la sera l'ho visto invece un po' in decrescita, quindi si sono Sì. invertiti i ruoli. Ha Allora, recuperato. Justin so che è un po' ancora in fase di lavorazione il discorso del pre-gara con AJ, cioè Sì. non hanno ancora quella sinergia, perché sentivo AJ che diceva che ad esempio alla gara ancora precedente, il giorno della gara, il giorno prima, eccetera, ha detto quanto sale metti? Ah no, io l'ho già tolto il sale, non ti avevo detto di toglierlo, quindi sono ancora Vedi, ma cercando di vedi, capire, sì. son cose poi sai che ovviamente si sanno dietro, giustamente, ma uno che vede il risultato commenta solo quello, giustamente. Ma Certo. poi la cosa strana, Kim e Justin hanno finito 9 punti a pari merito, occhio. Sì. Cioè, quindi erano entrambi i primi, hanno fatto il tie break, mettiamola così, hanno deciso È proprio tosta? all'ultimo. È tosta? Sì, 9 punti pari, guarda, a Kim 6 punti al mattino e alle final, il contrario Justin 3 al mattino e 6 alle final, alla fine 9 punti, Sì. cioè vuol dire che veramente Hakim si è rivoluzionato, Justin ha perso punti alle final. Io guarda, la cosa che ho visto di Justin la sera, già lui le gambe non ce l'ha ampissime, la sera le aveva più Esatto. ridimensionate.
Secondo me. questo, cioè sulla frontale, guarda, qua lo vedi. C'è Sì. è un po' sproporzionato upper lower, Esatto. mentre Hakim è molto più completo. Guarda, qua è Sì. impressionante Hakim sulla Esatto. side, cioè tagliato, Assolutamente. c'ha questo ventre del femorale bello Molto pieno, forte. quadricipite Poi pure sai, bello guarda. tagliato. Esatto. Justin, guarda, a me piaceva molto nel doppio bicipite di schiena, era la più completa, secondo me, quindi gluteo e tutto quanto. Purtroppo nelle frontali appunto perdeva tanto per il Eccolo qua, discorso qua doppio di riflesso. schiena. Sì. Vedi, bello cazzo. Scusa la parola, veramente No, vai, bello, lui tranquillo. è bellissimo. Purtroppo, vabbè, Hakim quando ha limato un po' la condizione nelle final non ce n'è stata, cioè è veramente difficile come atleta. Tanto è vero che ti dirò, anche un Max Charles e Nicholas Walker hanno rischiato di... Io li avrei messi avanti, pensate a Justin, eh. Sì. Infatti, guarda, addirittura guarda, la mia classifica era addirittura Walker secondo, pensa te, aveva Ah. recuperato dei punti. Allora, guarda, Max Charles è un enigma nel bodybuilding perché era migliorato tantissimo. Il suo problema è sempre stato un po' l'ampiezza del quadricipite. Sì, Tanto è vero, quando infatti, lo vidi a vedi. quest'ultima gara, dici, ma qui facci caso, Ludo, soprattutto nel pre-judging. Era migliorato tanto, vedeva questo quadricipite che sbordava, è migliorato tanto sul quadricipite. Infatti ho detto, cavoli, è la volta buona. Purtroppo il problema di Max è che quando si gira di schiena prende delle legnate, è morbido sul lombare, si chiude tanto di scapola e soprattutto gluteo femorale non ha quei tagli che hanno gli altri ragazzi. Perde tanto di lombare, di schiena in entrambe le pose. La cosa che secondo me pochi capiscono è che quando si parla di proporzioni e soprattutto di simmetrie, si parla anche della distribuzione della massa grassa. Cioè, Assolutamente, deve essere uniforme, più uniforme esatto. possibile. Quindi l'atleta che di schiena è acquoso e davanti è granitico non è proporzionato. Esatto, ma te la fanno. Ma infatti, guarda, io mettevo Nicholas Walker anche con una struttura peggio in avanti per una condizione comunque duro, eh. Eccolo qua, Quindi, Nick. esatto. Nick, guarda che aveva secondo me il miglior femorale E della guarda gara, qua. era qualcosa. Sì, ma soprattutto nelle side Nick aveva la gamba il doppio delle altre, ragazzi, non stiamo scherzando, è una qualcosa di imbarazzante. Anche lui, facci caso, anche lui perde molto di quadricipiti frontali, di ampiezza, perché ha le gambe comunque piccole rispetto a quella massa spropositata che so, vedi, comunque anche lì quadricipite non ampio. Lui tende a, rispetto ad altri, tende a inarcare molto e tirare molto il petto in alto nel Sì, doppio lui frontale. è il cosiddetto chest up degli americani, è una cosa Esatto. che dicono tutti, molto standard. Poi ha quelle gambe piccole, per esempio, lui se si mette gambe a terra in questo modo è come un tiro al bersaglio per i giudici della serie, guardate che sono sproporzionato, cioè è Sì. lì sul posing bisogna lavorarci, però veramente è condizione molto valida. Beh, il discorso è che lui credo sia veramente giovane, veramente, veramente giovane. Ah sì, È un pischelletto. talento. Sì, è un bel pischelletto, insomma. Sì, un bel torello, mettiamola così. Però sai, vedi, quando si hanno quelle sproporzioni, ragazzi, non sai mai se in futuro sarai in grado di riportare le gambe alla parte superiore, perché non è facile. Anche il polpaccio, rispetto al resto, sembrano momenti piccoli, non li ha piccoli. Cioè, tu immagina su No, com'è grosso. sì, è proprio sopra super impressivo. Allora, cioè, nel senso, lui comunque è seguito da Jansen, quindi ha, insomma, alle La mente, spalle sì. una bella testa. Certo. Quindi Ah sì. sicuramente avranno modo di fare. So che anche dalle interviste e tutto, lui proprio veramente sta iniziando adesso, ha iniziato adesso a ragionare un po' di più sull'allenamento, quindi ce n'ha. Ah Ecco, sì, un guarda, talento. eccolo, prima dopo, della sua prima gara, E ma parliamo beh, direi di che... relativamente pochi anni, al 2012. Ma infatti guarda, lui Poco per me anni. era avanti a Max Charles, secondo me. Lui è bellissimo sulle side. Sì. Lui, guarda, il suo esterno, guarda, la sua gamba laterale mi ricorda quella di Paco Bautista, che era uno spagnolo all'epoca dell'Olimpia. Brutto come la morte, struttura pessima, ma quadricipiti mostruosi, mostruosi. Allora, vediamo se Veramente bello. vediamo qualcosa dalla gara. Però le laterali mi sembra di non averle viste. Spiaggia aperta, queste sono Bomba. singole. Sì, comunque lui è.
vedremo, vedremo. Come, perché Sì. adesso sta fuori dall'Olimpia, quindi sta già lavorando per il prossimo anno. Giustamente, ci stava a rompere il ghiaccio, adesso ai box Che era il si suo pro ricomincia. debut questo? Non ho capito. Era il suo pro debut. Ah sì, assoluto. Chicago. Sì. Dove l'ha presa? New York? Sì. New York, sì. Ta-ta-ta, Mamma adesso ragazzi. eccolo. No, poi un altro, per esempio, un altro che avrei visto più avanti è il sesto classificato, Han Nguyen, Aspetta che lo cerco da qua. che è il filippino, qualcosa di mostruoso. Era, secondo me, meritava ben di più, assolutamente. Qua non mi sembra che non l'hanno pubblicato. Non l'ha messo, vabbè, era comunque first call out nella top 5, poi ha fatto comunque sesto, Com'è però era molto. Anna? Sì. Come Han Nguyen. N. Guyen? Sì. Eccolo. Vediamo se ha Ah, ok, messo. Eccolo, vedi? sì. Ok, E lui sì. era temibile, ragazzi. Questo qui quando è salito era pieno da far schifo, era rotondo ovunque. Qui non si vede molto, ma ragazzi, quando è salito veramente era molto buono. Sia lui che anche Phil Clark che ha fatto ottavo. Quindi sono due molto particolari. Un Diciamo che po' questo qui timida questa perdeva di side. back. Sì, perdeva un attimino anche di back lui, però diciamo che aveva, secondo me, più completezza di alcuni là davanti, occhio. Anche lui molto poco mediatico, molto fuori dai social, però stava veramente, veramente bene. Poi sai, c'è da dire anche una cosa, comunque a Kim Williams, ha fatto l'Arnold, ha fatto l'Olimpia, Quello un ci sta di Max Sar se l'ha mezzo. gareggiato spesso. Sì, anche un po' il peso politico conta. Comunque Max aveva gareggiato tanto quest'anno, Milos anche l'ha spinto tanto, Sì. e quindi sai, ragazzi, ci sta. Cioè vanno come osservati speciali alle gare, è Sì. anche giusto che sia così delle volte. Senti, per questo. Aspetta che interrompo la condivisione. Eccoti di nuovo. Ci siamo. Per questo Olimpia come la vedi? Guarda, io la prevedo molto pilotata. La prevedo come un gioco già deciso. Flex non gareggia più. Infortunio, No, ho letto un infortunio. non ha specificato ancora cosa. Non mi Sì. sembra. Però a questo punto io vedo un Philippe primo, anche perché allora Phil è l'unico che ha quelle caratteristiche genetiche, quelle rotondità, quella pelle tirata che io non vedo da anni. E se lui va al top e Certo. mette a posto lo stomaco, aveva avuto dei problemi grossi allo stomaco, lui va a vincere a mani basse. Certo. Flex era l'unico che poteva per rotondità o altro impensierirlo, ma comunque, sai, adesso è fuori dai giochi, non c'è Roden, i più forti non ci saranno, anche perché, sai, il discorso delle frontiere è una cosa delicata, bisogna vedere chi ci andrà. Al momento, ragazzi, di americani all'altezza ne vedo veramente pochi, adesso bisogna vedere anche come funziona, perché sapevo di un meccanismo a invito diretto, ma anche lì c'è comunque lo Stato che decide. Le federazioni sono Stanno uscite di avendo dei tanto. problemi. Allora, guarda, ti dico, gli FBB stava cercando di smuovere qualcosa. Però adesso James ha deciso di gareggiare al British Grand Prix e ha sottolineato che è un Olympia Qualifier per il 2021. Quindi io questo credo che sia un vabbè, se ribecchiamo l'anno prossimo. Sì, della serie, ovvio, sì. Anche Ma perché infatti sapevo la cosa. che allora, volevano fare la cosa che se lo Stato non li ammetteva, allora la loro qualifica valeva per il 2021. Sì, poi si sommerebbe a tutte le nuove qualifiche del 2021, sarebbero tantissimi partecipanti. Infatti, era quella la cosa interessante da vedere. Anche Esatto. perché avendo sia un Riccardo Croci che un Zagarella qualificati all'Olimpia, quest'anno sarebbe stato veramente un peccato saltarlo. Spero che valga appunto, come hai detto te, l'anno prossimo. Vediamo. No, vabbè, Ma sicuramente qualcosa si inventeranno. sì, ma cioè, l'Olimpia non penso salti, di sicuro sarà molto molto sottotono, ecco. Sarà un Olimpia americano, dai. Sì, ma poi sai cosa? La cosa certa è che Filippo andrà in forma, secondo me, perché comunque aveva deciso di tornare prima del Covid, si Sì. sapeva già. Quindi secondo me Filippo è uno che programma le cose molto alla Jay Cutler, cioè quando torna sa di tornare bene, non penso che sia un LeBron che torna
pagato la risposta, Esatto, ecco. esatto, Quindi io esatto. spero per lui che abbia messo a posto lo stomaco, perché veramente ha quelle caratteristiche che solo lui ha in questo periodo. È qualcosa di veramente incredibile. Speriamo che l'anno fuori, anzi adesso non ricordo con precisione da quanti anni è fuori, se non sbaglio due. Sì, due Olimpia. Speriamo che li abbiamo fatti bene, però se torna forte è inarrivabile. Perché Roden anche lì vinse quell'anno lì perché comunque un Phil aveva quella panza un attimino un po' fuori controllo e non era al Ha top. saltato un Olimpia, Phil, che è quello che ha vinto Brandon Curry, perché quello prima l'ha vinto Roden e Phil secondo. Poi ha saltato, ha vinto Brandon Quindi. Curry e questo sì. Quello. Che poi anche lì Brandon Carey non so se è ancora in Kuwait oppure adesso è negli Stati Uniti, perché Non lo so. questo dalle foto non si è capito, ma idem i vari Winkler, Boniak non sono negli Stati Uniti, quindi anche lì se non riescono ad andare, idem Bigrami, cioè è un casino ragazzi, Sì. cioè, ecco Bigrami si è perché ti preso dico, l'invito speciale, no? Special guest. sì, mamma mia, che mamma, questa Che è sarà uscito il test veramente, che per il Covid, no? Dice che era eh risultato sì. positivo, che gli avevano detto esci il test. Vabbè, ragazzi, ma quest'anno è veramente un anno, non so come definirlo, cioè, non ci sono aggettivi. Cioè, per chi fa questo sport è qualcosa di mostruoso, ma anche a livello di testa. Cioè, immagina lo stress mentale, cioè, ulteriore fattore per, tra virgolette, giudicare, ma fino a un certo punto i ragazzi, ma, cioè, ma anche il fatto di gareggiare con la mascherina non è qualcosa di, No. cioè, è qualcosa di difficile, ragazzi. Sì, sì, Mamma sì, mia. Ma sì, sì. No, non va poi sai, sottovalutata anche come queste. cosa. Ma anche, sai, queste varie incoerenze, cioè c'è stata ieri e l'altro ieri la gara in Polonia, dove abbiamo beccato anche delle pro card italiane importanti, dove hanno gareggiato per esempio senza mascherina. Cioè anche lì dici, ma scusa, ma cioè, siamo in allerta, cosa vale per la Spagna in Italia, ma la Polonia no? Esatto. Cioè, guarda, delle No, è un casino. È robe. un È un mondo casino. crudele, Magari per ragazzi. molti men physique, diciamo, con Giorgio Bikini, la mascherina li salvava, che non facevano vedere il viso. Assolutamente. Sai quelli che dici sono spaziali, però hanno la faccia, che porca. Fanno, sono proprio brutti, Sono cavoli. proprio brutti. Sì. Ma poi sai, ecco, Ludo, vedi, adesso si smascherano le federazioni. Cioè, sai che la bikini men physique dovrebbe anche essere bello, comunque una faccia curata o altro. Quello! O questa è la testimonianza che è il fisico quello che conta, ragazzi. Guarda. Cioè, perché se avesse contato qualcosa alla faccia, li avrebbero fatti salire, non so, in numero ridotto diverse batterie con distanziamento di 2-3 metri. A Bravo, questi bravo. del viso non gliene frega niente, perché Esatto. stanno estremizzando sempre di più le condizioni. Ormai, men physique classic, siamo lì. C'è gente in Polonia che ha fatto doppia categoria, c'è classic e poi men physique. Bikini a momenti, guarda, cioè, la bikini dovrebbe essere comunque un fisico sano, in salute, femminile. Le stanno tagliando tanto e dei visi chi se ne frega, cioè è incredibile. Guarda, Purtroppo, vedi. secondo me la bikini si è totalmente perso il senso. Che vedi Sì. certe ragazze che sono, cioè, a un passo veramente da. Cioè, io ho visto delle ragazze bikini che si vantavano di avere il gluteo tirato. Cioè, il gluteo con le righe. Tirato, certo. Sì. Ma io ho Non visto una. devi. ma come mai non ho vinto? Io ho il gluteo tirato. Ma perché non devi averlo? Per questo. Quello, no, quello, io ho visto alcune pose di schiena strizzare il culo, No. cioè, ma sì, però sai, sono cose che uno, vedi, secondo me, guarda, non dipende neanche dagli atleti, dipende dalle federazioni, ma sai, delle volte, ecco, il problema delle federazioni qual è? Che in base al line-up di ogni gara Bravo. decidono il criterio, cioè, loro hanno un criterio per regolamento, ma non lo rispettano. Esempio stupido, cioè, loro, se su 20 bikini due sono squarciate e le altre sono lisce, al posto di dire ragazze quelle due siete troppo tirate, le mettono prima e seconda, Sì. cioè non hanno tra virgolette le volte il coraggio di far rispettare i regolamenti. Ma questo Ludo vale anche nel posing, esempio Sì. stupido, sai, la volgarità delle bikini di schiena sta a non piegarsi a 90 gradi, ok? Io ho sentito dire da alcuni giudici, ma Giuse sai dipende da come poseranno le ragazze, cioè. Ma sai perché se tutte si piegano non possiamo buttarle fuori tutte? Sì, invece, cioè, basta dire ragazze, tirate sul faccino perché, cioè, cos'è? Gli atleti, pensa, siamo in un'epoca C'hai il in cui gli microfono? atleti, esatto, ma sai poi per i soldi, perché giustamente uno cambia federazione,
Però ecco, cioè siamo in un'epoca in cui non sono le federazioni a fare le regole, sono gli atleti con il loro comportamento a costringere le federazioni a modificare i regolamenti, e sta Sì. cosa è gravissima. Cioè, No, ma è concordo. ovvio, vedi, devono portare acqua al mulino, quindi sai, devono, è come un preparatore, se tu non, quando hai un atleta, non so, sai, molti ragazzi mollano il coach di turno perché il coach, non so, non condivide alcune scelte sulla farmacologia o le gare da scegliere. Tipo, non so, ti viene un ragazzo, guarda, io voglio gareggiare tra 3 mesi. Te giustamente valuti, se credi di no, lui ti molla. Cioè, funziona così. Cioè, lui cerca qualcuno che lo farà gareggiare o qualcuno più in linea con il suo modo di prepararsi. E questa è una cosa assurda. Cioè, Allora, vedi, guarda, io abbiamo perso. questa è la cosa che dico sempre. Nello sport, normalmente, pallavolo, basket, eccetera, il preparatore è pagato dalla società. Vuol dire che se tu vieni atleta e non sei d'accordo, non vuoi fare le cose, sei pigro, per me stai in panchina. A me è la società che mi paga, io devo fare il risultato, punto. Se Bravo. non c'è questo tramite dell'atleta che paga, il coach dà il contentino. Certo, per non farsi mollare, c'è incredibile questa Dice, cosa. vabbè, ah, poi non mettiamo il fatto che porto 3 atleti in gara, è un conto, porto 20 atleti in gara, di cui 3 mi devono far punteggio, gli altri sono carne da macello perché i giudici e le federazioni vedono 20 iscritti col mio nome e che non gli Con fanno 300 euro a sti testa ragioni. Eh? sono soldi, ma vedi. Ma ecco perché ti dico, guarda, queste sono dinamiche veramente complesse. Ecco perché, cioè, i ragazzi, secondo me, come minimo, dovrebbero andare estremamente forti nel loro piccolo in gara, sperando che basti. È quello sperare che basti, che i ragazzi delle volte non sono disposti a capire che bodybuilding per me è molto semplice come sport. Cioè, tu devi portare un prodotto sul palco tremendamente forte nel suo, ok? Ma se quel prodotto nel suo piccolo non è forte, è spacciato, secondo me. Certo. Sperando che quel prodotto sia il più giusto in quella circostanza, perché in quel giorno lì può darsi che quella bikini, la più bella, più forte, premiano quelle mosce. E vaglielo a spiegare a quella ragazza lì che, essendo la più forte, ha fatto ottava. Sì, Cioè, è sì, una sì, cosa sì. fuori da ogni logica, capito? Cioè, ecco perché, ragazzi, cioè, come, sai, in passato vedere uno condizionato che sapeva anche posare era un must. Adesso è il minimo. Quando sento gli atleti, ma io la dieta non ce la faccio, ragazzi. Bodybuilding è dieta, allenamento, posing, preparazione, stop. Cioè, se non sai fare una di quelle quattro variabili o non ti piace, cambia sport. Perché adesso, guarda, io ti dico, mi ricordo, allora, 2 anni fa, parlando con un mio collega in America, si chiama Kenny Wallace, lui è uno dei posing coach migliori del mondo, uno dei miei primi maestri, mi fece assistere a una selezione di posing, aveva 62 bikini in sala. Allora, su queste 62, 30 non erano capaci, ma non perché avevano un fisico di merda. In America non funziona come in Italia, che io sono pagato per fare il miracolo. In America l'atleta non forte, sai cosa riceve? Un calcio nel culo, nel senso, io ho assistito a una scena in cui queste 30 ragazze, che erano scarse fisicamente, non riuscivano a beccare la posa di back perché avevano un gluteo pessimo. Sai cosa le hanno detto questo qui? Tornate l'anno prossimo quando avrete un gluteo degno. Non gli ha detto, guarda, aspetta, vediamo di mettere bene le gambe o così. No, no, fuori dalla sala, tornate tra 2 anni quando sarete degni di fare bodybuilding. Sì. Cioè, è una mentalità come noi dell'opposto, capito? Cioè, purtroppo adesso in Italia, come hai detto tu, il contentino. Io vedo il 70% delle bikini che non possono salire sul palco. E invece no, vogliono gareggiare perché il bodybuilding Allora adesso è facciamole diventato. gareggiare, tanto pagano, tanto Sì. sì. No, ma sai, adesso il bodybuilding non è una gara, è un'esperienza. Cioè, una vuole fare l'esperienza di salire sul palco. Che bello, saliamo sul palco. No, perché, come dico io, se ti becchi una spogliarellista ungherese di 20 anni, ti massacra. Cioè, non ce n'è, ma non ce n'è. Oppure un ragazzo di colore che fino a ieri Certo. giocava a basket, sono cavoli, cioè, è finita. No, no, Quindi. assolutamente, assolutamente. Che poi va bene iniziare da qualche parte e fare piccoli step, però il discorso è anche avere l'umiltà di dire vado, vedo come va, inizio a farmi esperienza, vedo anche il palco. Io ho visto ragazzi sicuri di loro, proprio maschi alfa, eccetera, sul palco, oddio, dove cazzo sono? Spauriti E ho visto allo ragazzi sport. super timidi, sul palco, boom, la fiamma, accesi, a Ah sì? mille. Anche Ti deve capire se sei un animale piacere. da palco, cioè, lavorare Ah su sì? questo ci sta, però secondo me è il discorso dell'onestà.
Cioè, io e Sì. ragazzi, io c'avevo ragazzi che mi dicevano: devo andare all'italiano NBB. C'era un ragazzo, devo andare, devo vincere. Io, prima gara, Tutti, tutte così. aspetta, prima gara, iniziata la preparazione 4 settimane prima. Grazie al cielo, Bello. grazie al cielo, lui di base è tirato e tutto. Però doveva fare per i cavoli suoi, ha deciso all'ultimo. Va bene, ma è physique, tranquillo, facciamo. 3 giorni prima si è mangiato una carbonara perché doveva mangiare, perché non voleva fare. Vabbè, io le Madonne, puoi immaginare proprio le Madonne. E è arrivato sesto all'italiano. Ok? Ha rotto il Cioè, non è cazzo una perché. garetta, eh. Ma cioè, lo sai, l'hai visto quanti sono i men physique NBB all'italiano a Rimini? Cioè, non è. Sì, cioè, ma E. guarda, Ludo, Penalizzato. aspetta. Aspetta, scusami. Sesto, Sì. penalizzato per il posing. Ha fatto l'universo e all'universo è arrivato secondo, ok? Penalizzato per il posing perché in tutto questo posing non l'aveva fatto, quindi non ti dico come posava, una cosa imbarazzante. Ha rotto il cazzo perché non è arrivato primo. E ho detto, io, cioè, ti ho detto bene che vada, arrivi sesto, ma proprio bene, bene che vada, arrivi sesto, perché c'è gente che so 5 anni che sta su quel palco ogni anno, cioè, che devi fare? Ma guarda, ma infatti guarda, parlo in primis perché gareggio da atleta in ANBB dal 2005. Allora, io ho fatto quinto classificato su 22 2 anni fa. Il mio primo piazzamento nella top 6 è stato 2 anni fa, dopo che ci battagliavo ogni anno facevo podio alle selezioni, calci nel culo agli italiani, sempre, perché il livello è mostruoso. L'anno, cioè dopo anni, per fare cosa? Quinto posto. Ma perché ti dico, ed era la miglior forma della mia vita, perché anche lì vedi la T'ho miglior forma. visto, ci stavo io sotto palco. Però T'ho per dirti, salutato dopo. ragazzi, però per dirti, vedi, cioè, ragazzi non pensano, ma anche molti vengono a posare giù, io gareggio soltanto se devo vincere. Hai cambiato sport, non è il powerlifting. Non Cioè, funziona non è il così. powerlifting. Cioè, ma vedi, anche nel posing, molti erano giù, guarda, io devo posare uguale, non so, a Terence Ruffin, ho detto, boh, mettiti in fila, perché poi... Sì, perché becchi uno che è anche un ballerino che fa bodybuilding, ti massacra, ragazzi. Cioè, non è. Ma vedi, non è rapportato allo sforzo. Non è che tu diventi Ruffin se ti metti un anno a studiare il posing. Diventi molto bravo, ma poi lo becchi uno che può darsi che il posing non ha mai studiato e lo fa Non si sa bene. muovere, Ma io nella voglia. preparazione. Cioè, io ho visto nel backstage ai NBB dei ragazzi di colore che giocavano in Serie D di basket, mai toccato i pesi, hanno fatto riso e pollo un mese, hanno vinto gli italiani. Sì, è Cioè, vero. Sì. e quindi capisci che purtroppo vedi, ecco là capisci se ti piace questo sport, se sei disposto a farti il culo aspettando di migliorare. Cioè, non è questione di farsi il culo per vincere o piazzarsi, perché la medaglia, io ti dico, io apprezzo più le mie foto alla top form, che ce l'ho sul letto a posto del crocifisso, piuttosto che la medaglia che l'ho messa in cassapanca, capito? Cioè, se uno lo fa per la medaglia, cambia sport. Oppure fai sport dove il risultato è arrivi primo, quindi la corsa, il powerlifting, dove anche lì c'è da vedere se ti danno buon sollevamento. Cioè, è molto ecco perché ci vuole Sì, proprio la sì, sì, sì. testa in quel modo lì. Guarda, secondo me, bodybuilding lo fai se ti piace allenarti e ti piaci come sei allo specchio. Che i giudici, guarda, io ti dico, mi segue Gabriele Trapani che conosce molto bene anche te. Cioè, allora, a me nessuno mi vede spogliato, neanche, cioè, i miei parenti, mi vede solo Gabriele. Se lui dice che faccio cagare, io piango. Se lui dice che sono in forma, posso fare anche ultimo, non me ne frega nulla dei giudici. Perché io lo faccio per me, perché mi piace, e per lui, Certo. per renderlo fiero. Ma il resto a me non frega un cazzo. Cioè, e soprattutto, guarda, io nel mio piccolo che amo un minimo posare, io mi preparo per avere un fisico degno di alcune pose che fino adesso non mi sono potuto permettere, perché per fare tutte le pose, ecco perché io mi incazzo, perché quando gente è molto forte posa di merda, perché io che ho un fisico di merda, da vestito posso fare 2000 pose, ma vorrei quel fisico lì per potermele fare. Quindi io gareggio per avere un fisico da mettere in posa, ecco, questo è l'obiettivo mio. Ecco perché questi qui di 140 kg non sanno cosa hanno per le mani. Guarda, io... La victory pose. Sì, ma c'hai 32 di Bastardo. braccia. 32 di braccia, cavoli, ragazzi. Cioè, Quella cosa che vai là, sei preso, c'è il pappo, eccetera, la fai e dici, oddio mio, che cosa sono? no, Voglio guarda. vedere. Secondo me, guarda, molti giudici ti metterebbero anche secondo, primo. Poi vedono la victory, poi ti sbattono quinto. Sì, Cioè, sì, sì, sì. quello... È cioè, una infamissimo. posa della... è la posa della disfatta per Sì, molti. La sì, sì, victory sì, sì, sì. pose, cioè, però E sai. anche il doppio frontale
È ostico, è parecchio. È ostico, è ostico. Però sai, vedi, purtroppo vedi, è il modo di educare i ragazzi. Io la prima cosa che glielo dico, non ho mai sviolinato nessuno, anzi, sono pochi che mi hanno stupito in questi anni, perché io purtroppo ho un occhio particolare che vedo le cose solo brutte. Se io vedo le cose che non vanno bene, ormai sono abituato così. Deve essere così, eh. Sì, Cioè, la ovvio gente che poi. inizia a capirlo, cioè, deve essere così, perché cioè, la base di questo sport è vedere gli aspetti negativi e continuare a migliorarli. Quelli positivi, cioè, nel senso sì, Certo. migliorano ancora di più, eccetera, ma è fatta. Meno male, vuol dire che hai Sì. azzeccato qualcosa e hai trovato una quadra. Sì. Ma certo, poi sai, c'è da dire in primis quali sono anche i cavalli di forza, cioè un po' bastone e una carota. Cioè, Certo. ragazzi comunque vanno gratificati, soprattutto quelli che si fanno un grandissimo culo, pur sapendo di avere dei limiti forti. Vanno presi a calci quelli che sanno di avere la genetica e se ne fregano. Quelli sono i peggiori. Purtroppo Sì. per loro siamo nel moderno bodybuilding in cui le genetiche si sprecano, quindi tra virgolette ormai è finita, cioè o hai la genetica ma la devi sapere usare molto bene, perché sennò veramente sei ridicolo. Assolutamente. Però vedi, è proprio una forma mentis secondo me che bisogna intraprendere, altrimenti non si può fare sto sport. E parlo, ripeto, da ex obeso atleta natural del cavolo che ama sto sport, che però un minimo ne ho visti solo per quello. Però ecco, questa è l'unica cosa che posso dire, cioè ti deve ma piacere tanto. Se lo vuoi fare, farlo a lungo, perché si parla di bodybuilding, di farlo a lungo. È proprio Longevità. la longevità. È là, cioè, vincere una gara, ragazzi, può andare di culo, puoi meritare, chiunque può vincere una gara. Il problema è vincerne o piazzarsi bene e migliorare nel tempo. Quello, cioè, di Dexter Jackson ce n'è uno su un milione. Cioè, quelli sono atleti da apprezzare, non questi fenomeni che durano 2 anni e poi si Bravo, bruciano. Cioè, esatto. idem le bikini. Le donne sono di cristallo, se le rovini un asse ormonale, tu la donna non la riprendi più, cioè puoi vincere 2 anni, poi quella lì è una donna finita, ma non un atleta finita, è una donna finita, Sì, ragazzi. sì, E sì, molte sì. ragazzine, veramente fa tristezza sapere che non gliene frega niente della salute. Questa cosa è orrenda, soprattutto i giovani. Quello c'è purtroppo anche una malinformazione e superficialità da parte degli stessi preparatori, neanche a Soprattutto. dirlo. Sì, ma poi sai, guarda, io per fortuna mia ho avuto il piacere di lavorare con quasi tutti i pro IFBB d'Italia e con chi non lavoro comunque li ho fatti diventare professionisti io. Cioè, stiamo parlando di quando IAF Store non c'era ancora, cioè di quegli anni lì. E io posso dire per certo che tutti gli attuali professionisti hanno comunque degli introiti molto elevati da altro, cioè non si campa di pro card, questo c'è da dirlo, perché molti pensano Assolutamente. che arriva la pro card e arriva lo stipendio, ma io anzi incentivo tutti a studiare, a trovare un impiego e poi a casomai a scoprire di avere un talento nel bodybuilding, perché è particolare la cosa. Tempo fa era così, cioè tempo fa era l'atleta veniva premiato, aveva gli sponsor, eccetera, in base al risultato in gara. Adesso Certo, purtroppo, cioè purtroppo, insomma, i tempi cambiano, eccetera, ma. è più quanto ti tira a livello di follower. Di nuovo il discorso di Regan Grimes. Lui che ti Certo, vince l'Olimpia, assolutamente. che ti fa è minimo rispetto a quello che guadagna Sì. perché partecipa ogni tanto alle gare, ma fa il video, che ne so, che mangia merda prima della gara o che fa il video della preparazione alla gara. Cioè, è più il fatto di fare il Certo. video su YouTube della preparazione alla gara che poi il risultato che fa in Certo. gara. Sì, ma sai, vedi, sono cose, è proprio cambiato la mentalità. All'epoca i pro IFBB venivano stipendiati dagli sponsor, ma tanto, pagati per le esibizioni, ma veramente si campava di C'erano i bodybuilding. benefit in Adesso. base al risultato gara, figurati. Esatto. Però sai, ti pagavano tutto, cioè è molto, adesso è proprio cambiato e c'è questa veramente, come hai detto tu, anche malinformazione o anche ignoranza, perché veramente anche a livello proprio di preparazioni c'è qualcosa di assurdo in giro. Purtroppo i ragazzini scelgono sempre la via più facile, ma in tutto, ragazzi, lì c'è poco da fare. Solo vedi, ci vorrebbe più obiettività e serietà da parte dei coach, ma anche di me, di tutti i professionisti di settore, dei giudici. Di dire a molti, io guarda, mi ricordo la mia prima gara da ex obeso a INBB, campione italiano e Bologna. Andai lì alla pesatura, il capogiro mi guardò, mi disse: ma sei sicuro di voler salire? E io, nella mia stupidità, sì, cavoli, mi diverto. Sai che domani ti aprono il culo? Cioè, me lo disse il capogiuria. Cioè, quando uno ti dice così, ce ne vorrebbero di più di gente così. Ci Sì, 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 vorrebbe, per sì, sì. quando mi guarda, il giorno della pesatura, una preselezione della serie, no, tu stai a casa, tu sali. Sì, Cioè, sì, sì, sì. uno per andare sul palco deve essere in forma. E
poi me ne resi conto anni dopo, cioè, perché ragazzi, adesso tutti vanno sul palco. Sì, no. Troppo è così, però sai, c'è da dire che però dai, almeno il mondo del bodybuilding, l'Italia sta portando risultati importanti. Negli Dai, ultimi sì, anni, comunque quello. tra anche partecipazione all'Olimpia, ogni anno ormai sono qualche anno che ci siamo all'Olimpia, nuovi professionisti, quindi lo sport sta crescendo. Secondo me è la testa che deve ancora un attimino maturare, ma proprio Quello come sì. modo di aprirsi, come modo di, ma anche i vari professionisti, cioè, a me è capitato, guarda, di parlare ma anche con pro IFBB stranieri, donne, di seguire la Frida Paulsen nel posing, che è una bikini da Olimpia, altri non sono come italiani. Ma non sono lontanamente come gli italiani, come modo di rapportarsi, di condividere le loro idee, le loro cose, lo fanno con una gioia di vivere bodybuilding diversa dagli italiani. Io ho visto, guarda, un austriaco a San Marino Pro che ha fatto quattro categorie, era un bambino al parco giochi, un fisico della Madonna, sempre sorridente, abbracciava tutti, a momenti mi limonava anche me, cioè, amore per tutti. Non ha mai vinto una categoria, felice come una Pasqua, fisico la Madonna. Gli italiani a momenti si guardavano con odio tutti, cioè Sì, sì, il sì, sì. backstage, gli italiani sono dei luoghi veramente un po' pesanti, ma non tanto per gli atleti, per molti coach che creano questo, sai, questo clima di rivalità stupido, perché questo sport, secondo me, siamo tutti dei poveracci, cioè per fare bodybuilding bisogna essere dei poveracci, dei coglioni. Solo che non ci rendiamo conto che siamo tutti sulla stessa barca e si fanno queste Esatto. guerre assurde, perché i ragazzi, secondo me, tra di loro non hanno nessun tipo di timore o rivalità. Il problema è che uno crea questo accanimento, si respira veramente un'aria pesante. Quindi, Concordo. secondo me, sai, bisognerebbe un attimino abbassare un attimino i toni e viversela più scialla, come dico io. Concordo perfettamente. Senti, Mamma mia. Giuseppe, ti ho rubato veramente tantissimo tempo. Io Ma che sei stato un piacere, cavoli. ti ringrazio per la diretta. Poi c'erano i ragazzi che volevano Parla sapere anche a te. tantissimo riguardo alle diverse categorie, eccetera. Magari facciamo qualche altro video Molto volentieri. illustrativo, così iniziamo a essere proattivi in questo Certo. processo di Soprattutto insegnamento. in questo periodo disgraziato, mettiamolo così. Così quelli che sopravvivono tra lockdown e le nostre batoste della serie non potete. Alla fine facciamo la scrematura direttamente. Sì, Allora, da una vabbè. parte non mi posso Mamma allenare, dall'altra c'ho Giuseppe e Ludovico che mi dicono: se sono sfigato, non puoi andare in gara. Se non hai se. Va a mia. E casa. muoiono, si ammazzano tutti, ragazzi. Giocano tutti a Esatto. freccette. Non ci torna più nessuno in palestra. Mamma, ragazzi. Va E bene. niente. Dai, io ti ringrazio e Grazie a niente. te per il tempo. Ci vediamo alla prossima, allora. Ciao, Grandissimo. Giuseppe. Buona serata, caro, buona serata.